Which one? Questo, vero? Sì, sedicesimo save, direi. Ok, quindi mi dà anche il solito problema audio. Però belli questi indie, oh. Belli questi indie. Dovevo fare lo streamer di Fortinite, che c'avevo sempre solo Fortinite, e tutto andava sempre bene. Prendevo, mi svegliavo la mattina. Che faccio oggi? Ciao, droppo Pocinchi. No, quello era... Quello era PUBG. Quante volte morirà senza sé? Mai, regà. Mai. Meglio questo o quello di ieri? Ieri abbiamo provato Assassin's Creed. Beh, diciamo che purtroppo era ottimizzato malino. I colpi della... Li devo lasciare qui, i colpi della... Allora... Noi abbiamo trovato il tronchese, quindi dobbiamo andare, va bene, so cosa dobbiamo fare. I remember it. Qual è il modo più facile per andare nella hall passando da sinistra? Ma io non ho ancora finito il caffè però, oh, che cazzo. Allora, dimmi che sei aperta, Nice. La blowgun, non si può dire nemmeno blowgun. Ragazzi, ho un piano. Però mi serve uno di voi per il mio piano. Stavo leggendo la soluzione di questo gioco. Che cazzo, la gente di solito al cesso legge le indicazioni dei prodotti da bagno. Perché leggi la soluzione del gioco tu? Ciao, che Debra, grazie di follow. Mi manchi su PUBG. Ci divertivamo su PUBG. Ah no, dicevo, raga, mi serve un volontario. Mi serve un volontario dallo streamerino Boo. Mi serve uno di voi che sia disposto a partecipare attivamente a degli stream, che giochi alla Lega delle Leggende, che giochi a LOL e che... Ciao Euge. E che sia super mega giga stuccato da infinito e oltre. C'è uno di voi che è super mega giga stuccato da infinito e oltre? Dov'era la Dark Room? Sì, Dark Room. Che si è disposto a essere flammato? No. Che rank sei, Roxas? No, Zeffi, tu sei irrecuperabile. C'è qualcuno che non lo è? No, 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 mi serve qualcuno che... che sia tipo Gold 4. No, peggio ancora. Cioè, uno proprio peggio ancora. Yeah, funziona! Cioè, mi serve un bronzo di quelli... Minchia, bronzo, bronzissimo. In che senso, scusa? Che cazzo chiede a fare? Eh no, serve uno più... Cioè, peggio di Gold. Allora, quindi abbiamo fatto il buco, abbiamo buttato le tenaglie, very good. Bella Moon con i 33, Cerbiatto con i 3. Welcome Beccherino. La stanza sotto a quella dovrebbe essere questa. What? Non c'è un ingresso qua? No, allora è di là. Uno sbronzo. Io non ho manco il rank, se vuoi. No, però allora, mi serve uno che ha voglia di imparare. Non so sentirmi offeso o no da questa cosa. E no... No, non ti dovresti sentire offeso, nel senso, mi serve uno proprio che dice, cazzo, io gioco da 5 anni e sono bronzo, non riesco a uscire... Oh, cazzo. Cioè, non sono skippabili questi. Ah no, però posso buttare. Mi fai da rope, ce l'avevo... Non avevo trovato una rope, regà. Oh, cazzo. No, riperoni.
Io sono Iron 2, sono che continua a perdere tutte. Sono abbastanza stuccata per te, direi di sì. No, non è uno per testare le build. Volevo prendere una persona che voleva, cioè comunque mettersi di impegno. Adesso tra l'altro vi parlerò di questa parte di gioco che secondo me ci farà bestemmiare. No, sono support e misso pure i minion. Vabbè, se giochi support non devi prenderli i minion. No, vabbè, volevo prendere qualcuno che comunque, uno che giocasse con costanza, che voleva rankare. What? Credo che abbiamo sbagliato save. Ah, perché mi ha ricaricato l'autosave. Minchia, mi ha trollato il gioco. Non è bus in service. Volevo fare una serie su YouTube. Dove praticamente, visto che io schifissimo non fa, faccio schifo ma non schifissimo, gioco da un anno. Sicuramente se prendo una persona che gioca da tanto tempo e ha voglia di fare, secondo me basta che gli spiego quattro cose e sali di tantissimo. E quindi fare una serie su YouTube dedicata a questa persona. Non ti dice dura per e ti dice no Emily, io non li gioco. E vabbè, ma uno può giocare alla fine per arrivare fino a Gold, Plat, giochi tranquillamente qualsiasi champ e ci arrivi, eh. Cioè non è questione del pick. Non è questione del pick. Allora, il discorso è, noi abbiamo tagliato la corda lì, la catena. Regà, la corda io sono convinto che l'avevamo trovata, eh. E se non riesci a farlo adesso carico, cosa succede? Sono più che certo che ci riesco. Sono più che certo che ci riesco. Regà, domanda. Adesso, ieri abbiamo giocato altro e quindi sapete che io ho formato il cervello. Ma noi non l'avevamo trovato una corda? No? Era l'altro gioco, vedi, cazzo, che casino. Che gioco era che avevo trovato la corda? Bene, è per quello che minchia non si fanno mai più giochi assieme, perché va in pappa al cervello. Mi sto facendo vecchio. Regà, ho la mia età per giocare ai videogiochi ormai. Ma non c'era un cavallo di questo gioco, è probabile. Allora, lì sotto dobbiamo usare una corda. Il tipo col vestitino rosso aveva una corda come cintura. A me non mi sembrava avesse tipo una specie di corda. No, senza duo ulti. Allora, però mi servirebbe uno che gioca mid. Uccidi le fine con... Vabbè, c'ho 32 colpi del pompa. Non ho manco una cazzo di cura, però. Qui per terra cure non ce n'è, no, vero? No, le cure le avevo finite tipo tuttissime. Ho infiniti colpi della... The Rain Vista. Sì, l'ho anche finito, Barba. Mi è piaciuto, bravo. Non mi è piaciuto tantissimo il finale, però mi è piaciuto. Complimenti. No, la B! Non si può dire, raga. Vietato questa sera dire quella parola. Se vuoi ti do il codice per la crossbow. Mi dovresti dare il codice per aprire la porta per tornare di là. Ah, proviamo...
Vabbè, questi sono one shot teoricamente, ok. Va bene. Vabbè, se io me lo chito intorno al cerchio, lui dovrebbe girare. Esatto. Easy. Minchia, nel coppino, che male. No, no, no. Ok, dammi la corda, dammi la corda, droppami la corda, dammi la corda. No. Quindi non serve nemmeno spappolarlo. No, l'ho ucciso giusto per vedere se droppava la corda, raga. Dove cazzo la troviamo la corda? Ah, vabbè, chiave rossa. Ma non possiamo usarla la chiave rossa. Vabbè, andiamo a cercare e poi ricarico perché non ha senso avergli sparato. Ho giocato PG a casa in tutta lane, ho fatto... non conosco nemmeno bene gli oggetti di build. No, raga, mi serve... Ripeto, la cosa principale è che comunque la persona giochi a LOL perché vuole rankare, quindi uno di quelli che dice gioco... Tipo Giucciuma, che gioca e non riesce a rankare. Però no, Giucciuma non va bene. Cioè, ve lo dico già, Giucciuma no. Allora, abbiamo una chiave rossa. Che è per i gate fuori. Vediamo se si è aperta la porta. Ma no, non ci sono più i medaglioni. Vediamo se funziona l'ascensore. E il nostro nuovo Juan. No. Eh no, allora, perché il discorso che devo fare io lo potrei fare il pomeriggio. Vabbè, vediamo, tanto è una roba che devo un attimo ponderarmi bene come farla, eccetera, eccetera. Però secondo me può venire una serie carina per YouTube. Allora, abbiamo una... Due porte bloccate sopra. Che però una dà su una stanza che non ce ne frega un cazzo e l'altra boh. Sotto invece ne abbiamo un bel po' ancora di porte non aperte. Una, due. Beh, però quella va a collegare due stanze che in realtà possiamo già esplorare. Ne abbiamo una, quella lì di fianco alle scale a nord, che dà proprio su una stanza nuova. No, in realtà sono praticamente tutte aperte, tranne quella lì centrale in basso a sinistra. Pure una persona non della chat va bene, teoricamente sì. Pensando, raga, perché questa qui è per forza la chiave dei gate fuori. Sì, dai. Red Sapphire Key è per i gate fuori. E io come cazzo esco? Con la rope? Dove ci siamo bevuti la rope? Perché adesso mi viene questo dubbio. Non è che la rope semplicemente l'ho skippata. Torniamo un attimo in quella room lì. Perché non vorrei... lo stream di oggi pomeriggio? No, non c'è più il VOD, raga. Perché una canzone... Un minuto era mutato, allora l'ho deletato tutto per sicurezza. Sapete com'è... Adesso. Ah, dove si finisce di sotto? Vedi, dalle luci mi sembra che siamo praticamente dove è l'ascensore. Dal pavimento, mi pare che fosse tipo legno giù. Non si vede molto. Ecco il granello di fai da rope. Non ho niente di usabile come rope. Usiamo lo svitol. Ah, qui dice effettivamente... Può essere usato su cose tipo le porte... Che cazzo possiamo lubrificare? Che c'era una porta che diceva che... Non mi ricorda. Se è mutato non dovrebbe dare problemi. E non è vero. Perché per te è mutato, ma se qualcuno chiede lo può sentire smutato. Oh. No.
non riesce ad andare fuori dalla stanza iniziale? Quale stanza iniziale? Eh no, il cazzo, magari potessi uscire. Questa è chiusa. Però c'è da dire che le porte lampeggiano quando le puoi utilizzare. Però non so se mi lampeggerebbe anche con lo svitol. Proviamo a usare lo svitol sul gate. No. Allora. No, ma la palestra niente. Allora, se salgo su quelle scale lì, dove finiamo? Da nessuna parte di preciso. Andiamo là. Lo svitol sul fuoco. È comunque un'idea. No. Mi sarebbe piaciuto tanto, però. E poi vi spiego, Shiro. Poi vi spiego, me la penso bene, poi vedo. No, Andri. Nope. Ah, il gate non serve a nulla. Di qui... Cos'è sta room? Ah no, questo qui è la dark room. Vediamo se c'è altro nella dark room. Una corda. Dove cazzo la posso trovare una corda io? Sta venendo bannata per le clip che ha cancellato perché Twitch ha un server di backup in cui l'ha ancora salvata. No, in realtà la cosa è un'altra, però lascerò che l'ignoranza faccia da padrone e farò bannare chi deve essere bannato. Vai tranquillo che Twitch non ha nessun backup delle mie clip. È che la gente non sa usare la piattaforma. No, non c'è nessun server di backup. Non c'è nessun server di backup. Ne sono sicuro al 1000%. Lo so, Barba. Allora, qui non è niente. Quello stanzino lì piccolino. Le tue clip. Tu hai capito, non le mie clip. Esatto, un server segreto in un bunker sotto una montagna del Nepal. Mi ricordo che c'è una porta senza maniglia. Ah, questa, non la maniglia. No. Sadly no. Dove minchia lo uso sto olio? Rotti i coglioni. Ok. Aspetta, fammi vedere dov'è che se devo ricaricare in case. Vabbè, ma non serve un cazzo, regà. Ah no, però qui non potevamo più venirci, è vero. Vediamo in sta room qui se è cambiato qualcosa. Questo era l'ufficio del tipo, quello... Sì, è il primo mappamondo che abbiamo trovato qua. Come dimenticarlo? Come potrei mai dimenticare un momento così... toccante della run? Proviamo a scendere le scale da qui, vediamo. Magari scendendo le scale da qui arriviamo in un... Perché se ri... Se esco da là... No, aspetta, di qui da dove siamo arrivati?
No, ok, sì, scendiamo qua. Dove possiamo andare facendo sto giro? Torniamo a sta stanza di merda che non me ne faccio più un cazzo ormai. No, non è servito a niente, solo per una shortcut. Ci sta ulti. No, 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 a me serve un tryharderone. La porta... Che porta rossa? Qui torniamo al bar, posso suonare il piano? No. Cos'è stata questa scricchiolata? Ritorno nella roba... Eh no. Pensavo... Non è servito a niente lo svitor, regà. Però mi pare strano. Oh mio Dio, parla di me! Dove è sbloccata c'è una porta rossa. Adesso guardo. Qui. Dove cazzo hai visto la porta rossa? Ah, quella che dà sul fuori. Ma... Jammed. Sì, Kana, mentre giocavo a The Forest, mi pare. No. E provo lo svitol, non ce l'ho più lo svitol, regalo. L'ho usato e era rimasto un cinin. Magari anche quella Gemmed si apriva con lo svitol. No, regà, no, impossibile. Che cazzo. Ci serve una corda o un modo per uscire. Le cose sono due. Esatto, diglielo, Anto. C'è già solo l'impennata del cavallo di ieri di Assassin's Creed. Ne valsa la pena di giocarlo. Lì in alto cos'è che c'è? Che c'è un oggetto giù? Un ointment. E se scendo quella scala su in alto, dove andiamo? Proviamo ad andare in alto, vediamo. Sono momenti che sono andati venuti e non torneranno. Ma meglio per chi è sullo stream da tanto, che comunque se ne ricorderà. Ah, c'è quella porta... No, una è lì indietro. Vabbè, andiamo qua, vediamo. Se andare a prendere vicino ai tuoi cultisti e fare il giro là fuori, dove c'è il tipo che mi tirava l'ascia. Questa room non mi ricordo che cazzo ci abbiamo fatto. Però mi ricordo che c'era qualcosa su quel tavolino lì. Bella Eren con i 23, welcome Beccherino. Vatti a ricordare dove sono i cultisti. Credo di qui. La mancanza di clip potrebbe essere una scusa per rifare i giochi. No, perché comunque su YouTube, per dire, ci sono le run di quei giochi lì. Oh cazzo. Oh baby. Buono, buono, buono. Non mi toccare. Cos'era quel robo lì? Vabbè, spariamo, uccidiamo. Tanto ho detto che ricarico, quindi. Un caricatore. Esatto, Canaz, diglielo. Ah, vediamo qui bene dove possiamo andare.
da nessunissima cazzo di parte. Qui si entra dove ci sono i cosi, di cui non avevo esplorato forse. Ma vaffanculo. Niente da fare. E qui si rientra dall'altra parte della casa, che è locata dall'altra parte. Questa l'avevamo anche sloccata. Forse poi sono morto e non l'abbiamo più sloccata. Però non serve a nulla. Non posso gettarmi giù da qui. Quindi fare tutto sto giretto qui non serve a nulla, se non per prendere delle bende che sputaci sopra, mixate con un bellissimo e buonissimo ointment. Ah, qua ci sono i cazzilli. Fatemi passare. Fatemi passare, don't kill me. No, ho sbagliato tasto. Fuck. Allora, dove siamo? Lì. Dall'altra parte c'è lo stanzino dove avevamo trovato lo svitol. Andiamo a vedere bene che magari non ci sia una corda anche. Andiamo a vedere bene che non ci sia anche una... Era qua? Sì, in fondo c'era un altro stanzino. Cavale? Qui c'è un ointment. Niente. Proviamo a uscire di là. Tum 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 tum. Non vorrei che magari io dovessi uccidere questi tre stronzi. Allora, volendo da portale, entro a destra. Prima porta a destra, siamo in quella room. Potremmo provare a ricaricare e uccidere quei tre lì, vedere se droppano qualcosa. Esatto, Barba. Ne hai già uccisi? No, ne avevo ucciso solo uno, mi pare, regali. Ho ucciso tutti e tre quelli lì? Asha? No, no, mi sembra di no, perché non ho mai avuto i colpi. Adesso un po' di colpi ce li abbiamo. Proviamo. Devo ricaricare perché con i colpi che ho attualmente non ne ho. Secondo me devi tornare alla fontana dove hai messo la testa di leone. A fare che? Vabbè, no, a questo punto faccio prima da qua, però. Credo. Questo vediamo se riesco a doggiarlo alla grandissima. Doggiatissimo. Easy. Vediamo. I zombie che bestemmiano. Ta 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 ra. What? Ah, mi ha hittato quello con l'ascia, veramente. Che burgeri. Ok, mi tira l'ascia da sotto anche. Questi minchia sono hard da uccidere, regà. Cioè, avevamo trovato la prima volta la strat che mi mettevo tra quello, cioè davanti a quello con l'ascia con un mob di mezzo, e lui hittava il mob con l'ascia e lo shottava. Però mi era venuto un po' di culo, credo. Cioè, discorso uccidere proprio quello con l'ascia, poi.
Quali chiavi abbiamo? La Sapphire, quella red. No, di qua. Allora, il fatto che vedi non riesci neanche a dire sparo e doggio, perché ti autostunni quando spari. Ti autostunni quando spari perché il PG rimane in mira. Si chiama Sapphire, la Red Sapphire Key, sì. Che sono quelle dei gate fuori. No, raga, non dico che è infattibile, ma quasi. Cioè, adesso io non ho idea di quanti danni faccia la balestra. Il gioco voleva che noi avessimo la balestra qui, ma col pompa non è fattibile sta parte. Non ho cure, non ho niente io. Non puoi farteli in nessuna maniera decente. Non posso uscire, Alvi. È un po' lunga, Cepe. Non lo so, lo so anch'io che lo zaffiro è blu, però si chiama Red Sapphire Key. Mica ho fatto io il gioco. Allora, la stanza quella con... No. No. Ah, se scendo di un piano finisco lì. Scendiamo giù dalle scale un attimo. Per noi qualche insulto, ma tra l'altro perché... non lo so. Questo Mercury. Questo stanzino qui cosa c'è? Ah no, niente, la lore è sempre quella, Cepe, allora. Cornicione in alto pieno di zombie, l'ho fatto, sì. Questa è bloccata. Questa room qui cos'è che è? Ah, la libreria. C'era qualcosa in libreria? Che poteva servirmi ancora? C'era solo della statua per farmi capire la cosa del libro. Qui era il bagno dove avevamo fatto il primo save. Aia. Lì a sinistra il sostanzino cos'è? No, non si rialzano i mob, raga, eh. È che i cultisti qui non li sto uccidendo perché sono enormi. Cioè mi costano troppe pompate e non ce le ho. Ho fatto un giro strano però per arrivare qua, perché appena avevo startato arrivavo easy alla hall. Qui si va fuori nel corridoietto, ma non posso farci nulla. Adesso devo uccidere, se no muoio.
GG. Cioè con 5 pompate non lo uccidi, cazzo. Mannaia. Usa la B. Vorrei tanto poter usare il potere della B, ma purtroppo no. Sotto in cucina c'era rimasta una porta. No. Ah no, prima giravo da quest'altra parte. Ho fatto tutto il giro della casa prima. Vabbè, almeno abbiamo esplorato tutta quella parte lì e so che non è lì. Bug di sottofondo non può causare problemi col VOD. No, 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 perché stiamo organizzando anche un... come si dice? Una cooperazione su YouTube, io e Bug. Ho trovato solo lui della mia età, raga, che era disposto a fare una coop. Gli altri, appena li chiamavo, mi dicevano tutti: ciao carissimo, bella zio! E dicevano no. Allora, l'ufficio, se vado sotto... Sicuro meglio di Fedez. Guarda, vabbè, io non sono... non vado matto della, per la musica di Fedez, sono onesto, perché non è il mio genere. Però vabbè, è una bravissima persona, sta facendo del bene e... ed è bello vedere che uno che può fare del bene lo fa. Quindi... nutro rispettissimo per lui come persona. Queste gemmed. Strano che non te le abbia ancora suonate, che babuzzi. No, ma non è quel fuori, raga. Questo qui è il cortile interno. Da qui non posso fare un cazzo di niente. Sto vedendo, ma in ogni caso non posso fare niente. Cioè, questo è il cortiletto interno dove ho attaccato la statua per... cioè, la faccia, per prendere la chiave. È l'ultima cosa che abbiamo fatto. Sto girando un po' a banana per vedere se mi sono bevuto qualcosa. Ripeto, ci servirebbe una corda. Questo gate? Cos'è sta zona? Oh baby, aie, aie. No, 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 no. Dai, stronzo, tua sorella è... Eh no, c'era solo uno svitor, raga. Allora, magari quella porta lì potrebbe essere la risposta, eh. Trovata la via. Sì, si apre, sì, se non si apre, no. Oh, da mappa è rossa quella porta, eh. Da mappa è rossa. Però non ci siamo mai andati. Du-du-du. È verde? Ok. Come ci sono arrivato, raga?
dallo svitolo, ok. Quella porta portava alla balestra. Può essere, perché la zona può sembrare anche quella che potrebbe collegare al cimitero. Minchia, tu rompi proprio i coglioni, lasciatelo dire. Tu mi sembri zio Carlos nei momenti migliori. Ah, da qui andiamo dritti. E poi dobbiamo fare Oliver Hutton in mezzo alla gente. Oh, vale la pena prendermi un hit per lootare quei colpi? Direi di no, io tiro dritto, non lo spacco quel barile. Ah no, è verde, cazzo. Go! Go! Non ho idea di dove siamo, ma mi piace. No, dice che posso accenderlo con un appizzino. Oddio, Vesta. Ok, quindi credo che dobbiamo venirci con l'accendino. Fia. Ardere. Necia. Gigantia. Ah, solo quando i fuochi divini bla 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 o bla bla blu. Ok, dove cazzo abbiamo lasciato l'accendino, regà? Nella main hall? Non mi ricordo. Ok, carica la partita, regà. Fatemi prima cercare dove cazzo è l'accendino. No, nella main hall non c'è. No, l'accendino io non lo vedo, lo dobbiamo prendere tramite un portale, credo. Gemated. Ah, l'ho lasciato giù. Vuoto e chiuso, fuck. Ciao, Sere! Come stai, Sere? Bella fra, come va? Ricordo che l'hai lasciato vicino alla balestra, niente. Vabbè, la prendiamo da un portale, regà. Usiamo le 3000 anime e la pigliamo da portale. Allora, abbiamo un portale qua vicino, quindi ci siamo, ragazzi, siamo destuccati ufficialmente. Con il potere dello sto girando a cazzo da cane, speriamo in bene. Dal portale puoi anche prendere la balestra, no, la balestra no. Vaffanculo! Per lootare sta bendina di merda. Ciao, allora. Dov'è? Dov'è? Il lighter. Boom.
c'è qualcos'altro che mi potrebbe servire da prendere? Minchia, sto meddone a 3000 è golosissimo, però no. Ok, quindi abbiamo il nostro accendino. Ora dobbiamo tornare là, si monti con Annette. Quindi dobbiamo entrare nella porta dove sono... Sì, dai, lì, quello è easy. E Risp, sì, vero, hai ragione anche tu. Ma porca puttana. E però sti giochi sono sempre funzionati così, eh. Cioè, se sbagli le cose puoi rimanere stuccato forever e devi ricaricare un save vecchio. Bella Shining con i 38. Welcome back. Allora, scendiamo. Mi ero del culo aver preso tutti sti danni a gratis, però. Ho sbagliato. Fa un rumore strano sta cazzo di porta ogni volta che la apro. Allora, di qua. Ci canta la canzone dei paperi. Quella è la canzone dei paperi qua. La vita paperopoli è uno. No, no. Ma che sballo, storie di paperi. Ma che bei paperi, DuckTales. Anzi, aspetta, vi faccio vedere come si fa il woo. Guardate. No, sono io che sono stronzo, sera che mi perdo. Ah, il testo è qui, dice Etne. Ah, diceva di accendere i fuochi sacri. Etne, Vesta. Non li dovrò accendere tutti. Fia. Ardere. E i fuochi divini. Igantia e Necia. Io così a pelle accendo Necia. Questa. E questa. Diciamo che le accendiamo tutte allora. Ah minchia, sono a tempo tipo? Oh murda, sono a tempo. Ok, allora, file. Divine Fire Note, direi. Ok. Ah, è vero che il tipo diceva che aveva fatto i tentativi. Allora, Igantia, Vesta, Fia, Etne, Necia, Ardere. Igantia, me lo scrivete in chat per favore? Igantia, Vesta, Fia, Etne, Necia, Ardere. Necia. Ah, quindi questo è Igantia, va acceso. Perché non si spegne più? Ah, perché è giusto come primo. Ah, Vesta, forse se li fai giusti non è a tempo. Ardere. Fia. Ok, Vesta. Fia.
Ether era il primo, mi sa, vero? Ether ardere. Ok. Ah, Necia prima di ardere. Ok. Che skill è il Necia? Sì. Te, il papi mi faceva sempre fare gli enigmi con i braccieri. Non ti dico che devi dire, cazzo. Facevamo il venerdì prima di andare a fare l'ape con gli zii. Tac, risolto. Easy peasy. C'era il Simone che, mamma mia, non ci riusciva mai a farli. Che Lilian Tandela. Oh cazzo, cos'è? Minchia, sento già un giant pepe che mi arriva, regà. Oh baby baby. No 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 no. What the hell? Comunque vabbè, dopo aver giocato ieri ad Assassin, devo dire che in realtà non è colpa di questo pad. Pensavo fossero gli analogici di questo pad qui che erano strani. È proprio il gioco che ha la mira stramba stramba. Oh cazzo. No, allora qui abbiamo un gate che dovrebbe essere l'ultimo. Sì, è il quarto triangolo che facciamo. Ma questa l'ho trovata già mixata, ma che bella roba. Tutu. Ciao Jake. Tutu. What? Hitbox please. Ogni volta che vedo l'animazione di questi che scoppiano, veramente dico, ma dovevano veramente farlo? Hai fatto così bene il gioco? Sono i tizi ubriachi che becchi nei locali. Sì, vabbè, i locali che frequenti. Caputtana, 30 colpi della... Abbiamo trovato 30 colpi della... Anzi, qualcosa di piccolo e rotondo può essere messo qua. Cosa di piccolo e rotondo? Anche a Milano si dice sei un mona, no. Mona qua credo che diciamo pirla al posto che dire mona. No, credo che voglia dire quello quando dici sei un mona a un tipo. Cioè tipo sei uno scemo. Cazzo. È monese veneto. Allora. Esatto, sei un ciula qua, è vero. Che tra l'altro noi usiamo ciula
Cioè, che ne so, quando, che ne so, stai... stai facendo qualcosa con qualcuno e ti frega, cioè ti fa... quando uno ti gebeita, cazzo, come si dice in, in italiano? Noi a Milano diciamo, mi chiami ciulato. Però in tanti posti... ti fai fottere, esatto. In tanti posti ciulare danno il significato di fottere, ma in, nel senso... nel senso orizzontale della cosa. È nel senso fottere, esatto, nel senso gnep. Grazie per l'aiuto. E allora non possiamo andare avanti. Bene, regà, pensavamo di aver trovato, invece non abbiamo trovato un bellissimo prepuzio di niente. C'è una stellina qua. Come faccio ad andare? No, non posso. E non ci possiamo arrivare al, al portale giallo. Che dovremmo passare da sto gate, credo. Sì. Meno che c'è qualche passaggio, perché essendo la palude... No, ma non c'è niente. Sì, il gioco è lungo, regà. Vabbè, ma ci sta che un gioco duri, duri così. Poi vabbè, ci siamo anche stuccati, un po' di volte. E minchia, ci manca un pezzo pure. Ah, mi manca la corda per andare in giù del buco. Che tra l'altro devo ancora spaccare il lampadario, mo. A meno che indietro di qua c'era un'altra strada, ma non credo. Ma cosa ne capisci tu, zio Carlos, che giochi a Fall Guys? Cioè, sei rimasto solo tu e i dev a giocare a Fall Guys. Un gioco talmente bello che se lo sono dimenticati anche i dev. Bellissimo, vi ricordate? Tutti parlavano di Fall Guy, tutti parlavano di Fall Guy. Adesso dico Fall Guy, la gente che gioco? Che gioco è Fall Guy? What? Mai visto? Non hai lasciato l'ingranaggio? No, l'ingranaggio l'ho usato per riparare quel bellissimo ascensore che è andato avanti 2000... Cazzo, ma veramente non... Oh. Sì, sì, anche a me piace questa cosa qua... Fudo. No, Tigio, non sono più riuscito a tornare a quell'enigma lì. Purtroppo siamo partiti in un'altra direzione. Non possiamo più tornare di là. Ci torneremo, spero. E Sure Doc, i mesi di Jesus con i 33. Da Sebi. Di qui abbiamo detto che è chiuso, quindi ho andato forse di qua. Ma regà, ma in casa non c'è. Avete presente quando sei felicissimo che dici sì, mi sono destuccato, e in realtà scopri che non hai fatto un bellissimo cazzo di niente? Ecco, siamo esattamente in quel momento. Cioè, quindi anche andare nella palude non è servito a nulla. Mi hanno tirato giusto due pompate. Murda. Di qua. Qui c'è il simbolo della Ceres. Questo.
Quando è una mappa aperta i mob aspettano che la chiudi, eh sì. Perché comunque nel... cioè il codice degli zombie è un po' come quello dei pirati. Determinate cose non si possono fare. Loro hanno il codice degli zombie che se uno guarda la mappa ci si ferma. Sono dei zombie educati, esatto. Hanno, usano il parlé, il mappé. Ah, usiamo questo e via. Bella White con il 17. Gonna be a white trash millionaire. Ain't got much, but I don't care. E quindi vabbè, ci siamo liberati lo slot della... della pinza. Ci manca un aggeggino rotondo da mettere là. La corda per scendere. Le porte da aprire non si possono aprire. Quello è il balcone fuori. Fino ormai abbiamo aperto tutto, regà, eh. Portali blu cosa fanno? Ti portano nella, nella safe room, praticamente una room dove, dove c'hai il, quel cubo strano da cui recuperi gli oggetti che hai lasciato in giro per la mappa, pagando le soul. Abbiamo sta chiave rossa, ma io devo uscire per usarla e non c'è modo di uscire. Il piano meno 1, stavo guardando anch'io il piano meno 1, però per arrivarci è un po' un casotto. E ha due porte comunque sbarrate, quindi... Lo scrigno cosa serve? A dropparci dentro gli oggetti, però se vedi io li butto per terra nella hall che mi è più comodo. Stuccati again, in realtà siamo stuccati allo stesso punto di prima, perché quello che pensavamo fosse il destacco in realtà era solo un bait. L'olio per le porte è finito, sì, l'ho potuto usare una volta sola, quindi sicuramente non posso aprirle le porte sbarrate. Ma in tutto questo della figlia se n'è più parlato. Minchia Gianni, questo c'è talmente tanti problemi, figurati se si ricorda la figlia ormai. Qui manca il cristallo, tu metto la chiave? No, eh. Da lì non posso passare, questa non me la fa aprire, vero? No. Quello è bloccato. Quella lì è bloccata da entrambi i lati. Boh, vediamo se possiamo sbloccarla. Cristallo di luna, vieni a me. Ho sbagliato porta, vero? Sì. Oh cazzo. Una boccetta d'acqua sul fuoco della hall, già provato, nada. Questa è rotta. Quella è la stanza del candelabro che dobbiamo farci sicuramente qualcosa, ma ci serve la corda. Vediamo qua dentro se magari mi sono bevuto una... No, ma queste sono stanze che apri fin dall'inizio del gioco, perché non lo vedevo. Vai a usare le cesoie, le ho già usate. Sì, volendo potremmo anche fare un save in modo che non dobbiamo rifare tutta la sba... Però in realtà non abbiamo fatto niente, eh. Cioè fondamentalmente sì, adesso muoio e ricarico, siamo qui. Bisogna solo usare le pinze.
La parte fuori tanto ci dovremo andare ancora. E no, non abbiamo fatto niente, Johnny. Abbiamo fatto solo l'enigma dei fuochi. Che cosa ci vuole? Vai lì con l'accendino e li riaccendi. Tutta la strada che abbiamo fatto è inutile, perché la parte dopo non si può fare. Mi sa che ho raggiunto il limite di oggetti per terra qua. No. Proviamo a fare il giro e andare a meno uno. Non ne sono convinto, però adesso provo a vedere come si fa. Minchia. Si passa da sopra sicuramente. Paridorita. Entro di lì, vado su in alto, porta, scala e arrivo là, vediamo, dovrebbe. E perché rifarlo quando l'hai già fatto? Perché ho ancora due save, non è che ne ho tanti. Essendo che qui i mob sono belli cazzuti, vorrei evitare di sprecarli. Murda. Via. Ops. Non era di qua, mi sa. Oops, I did it again. Adesso mi trovo un mob a destra, vero? No? In realtà è giusto, però. Perché sì, minchia, che giro che devo fare per andare di là. Fuck you, bitch. Aie, 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 aie. All'esterno abbiamo esplorato tutto. Eh sì, abbiamo guardato tutto prima, non c'era... Guarda, adesso ricarico, sono esattamente a una stanza dove sono morto ora. Il discorso è quello, Karnak, che potrebbe essere che uno dei mob droppi la cosa che mi serve. Il problema è che non li posso uccidere perché no, però dubito. Cioè gli unici due mob che mi hanno droppato qualcosa che mi serviva per andare avanti erano comunque dei boss, cioè erano delle room da cui non potevo uscire. Cioè me lo faceva capire il gioco, lo uccidi o rip. Quindi non credo che siano quei mobettini lì da uccidere. Paribaripa. Paribaripa. Dai, non avevo lo spazio per fare il mio gioco di gambe, cazzo. Op. Op. Ok, da qua si scende. Ah, minchia, la cucina. Figurati se non c'è ciccio bastardo che mi sbratta addosso. Però fermi. Apriti. Rotta. Chissà cosa pensano i mob quando gli faccio gioco di gambe. Urlano gioco di merda. E inveiscono contro i dev che li hanno scriptati male. No, vedi. Spara il lucchetto della porta, ma dubito. No. No, la chiave, regà, è quella del gate fuori. No, vedi, anche qua sotto non serve a niente.
Beh, ricarico che siamo morti male. Troia, dove devo andare, regà? Kill me, thank you. Non ho nemmeno visto come sono morto. Meglio così. Prima ti sei fatto una domanda corretta, cioè... Esatto, digli, Thanos. Alvi come Marzullo. Sul fatto dei mob, eh? Che si incazzano quando... quando gli faccio gioco di gambe. E ripeto, allora sarà il trio Medusa da uccidere. Proviamo a uccidere il trio Medusa, raga, non so cosa fare. Questo non ho spazio, però. Ok, fottiti, stronzo. Oh merda, ho sbagliato strada. Mamma mia, prendo anche i colpi e ti faccio il suca suca. Ah, via. Porta, ok. Devo provare a uccidere questi tre qui, raga, però non ne faccio. Allora. Oh merda, mi sta arrivando addosso il tipo. Secondo voi si curano? Minchia, ho pure doggiato l'ascia. No, sto ricaricando. Fuck. No, si sono curati però, sì. Non ho idea di come ucciderli, raga. Sono troppi. Cioè, nel senso, sono troppo forti. Hanno troppa vita. È la cosa più plausibile che devo uccidere loro, che magari mi danno un drop, eh. Ah, FXC con i 9 mesi. No, vabbè, non è che è questione di difficoltà, cose a caso, Rimpe, è che dovevo avere la fottuta balestra, probabilmente li tritavo questi con la balestra. Ecco perché hai 2000 colpi di balestra. No, non ha detto Murda. Ah, il problema è che è tipo con l'ascia. Ok, mi ha missato. Oh, baby. Mi prendi in vulnerabilità. No! Porca puttana, non l'avevo visto. Pensavo di avere ancora un colpo.
Stava andando bene, regà. Stava fottutamente andando bene. Ah, spara troppo lenta, troppo lenta. Non hai cure, no, non ho niente, regà. No, ma li conto anche i colpi, ero convintissimo di averne uno in più. E che non so contare, uno, due, e poi lì mi perdo perché non mi ricordo se devo sommare l'uno col due oppure devo passare direttamente al tre. Fin dalle superiori con questo problema e non credo che questo gioco mi aiuterà a risolverlo. La sciancala. Let the dogs out. Ti prendo. You spin me around. Non c'ho cazzo a ridere, siamo stuccati. Prova a sparare alle gambe. No. Allora, il problema è che prima ho sculato, che ho doggiato con l'ascia. Cioè, ho doggiato l'ascia che il tipo mi tira. Perché il problema è quello. Appena io entro, mi aggra questo e mi arriva l'ascia del tipo. Ah, così la para la statua, forse, se sto fermo. Oh, baby. One down! Doggione! Ok, possiamo cambiare. Teoricamente non risponde. Non mi uccido, non mi uccido, non mi uccido! Tiè, cazzo, tiè! Ok, ora torno dentro. Puttana miseria, puttana miseria! Ok. Gli ho fatto capire che sono pieno di colpi, raga. Gli ho fatto capire che sono pieno di colpi e... adesso si sta cacazzando sotto. Ah, mi devo mettere... No! Adesso teoricamente quello... ma vedi, il problema è che minchia, se non sono full HP mi... Dai, gli ho fatto anche un dodge, cioè, sto facendo le skillate, mi basterebbe una merdosa cura. Ho un'idea, regà. E l'idea è avere un'idea. No, infatti vado al portale e prendo la cura che ho. Sì, prendo il meddone che ho. Siamo sicuri che ci serva questa provata? E non lo so, se non serve poi ricarico. Ma no, in realtà non è indispensabile avere la balestra. Sicuramente aiuta, regà. Il gioco lo puoi giocare a easy e normale. Secondo me normale in realtà è un po' hard. Allora, andiamo di qui. Qui recuperiamo una bendina che ce la tiriamo. Esatto, Airboss. Allora, abbiamo uno slot. E ci prendiamo il Super Mega First Aid, ok. Il problema è che... mica sono state... quante pompate? 6, 7 per uccidere il primo tipo. È vero, Tiziano, ma tanto mi cura un cazzo quella.
con o senza balsamino sopra. Il problema è quello qua nel corridoio, questo qua minchia rischia sempre di farmi ittare. Ok. Sembra Paco, vero? Allora, minchia, oh murda, no, ok, uno morto. Dogione! Dai, posso mai missare così? Dai! Ma cos'è? Diventato invisibile! Ok. Serve un woohoo qua. Woohoo! 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 Ha droppato qualcosa? Ah, è medaglione, ok. Allora, abbiamo droppato un medaglione. Che minchia me ne faccio il medaglione? È quello della palude. Ciao Ale, quanto tempo? Il medaglione della palude. Come si va nella palude? Dall'altra parte della casa, vero? Sì. Non tornare indietro di qui. Secondo me i mob rossi in giro droppano item. No, perché quello dove mi dice che mi serve la corda non mi ha droppato un cazzo. Ho provato a ucciderlo, però quello non mi ha droppato niente. No, in realtà non è vero, Rispe, che tanti colpi che ho dato beccavo sia un mob che quello con l'ascia. Quindi secondo me il danno è pieno sempre, non è che si splitta. Dobbiamo andare a prendere e a portare l'accendino. Non so di cosa tu stia parlando, Barba. Cazzo, però aspetta, io adesso prendo le cose e cosa lascio giù? Merda. Aspetta, ho un'idea. Meglio salvare o no? No. Salvare per le pussi. Usa ste cesoie, raga, dovremmo girare mezza mappa. Devo andare qui. Uso lo svitol. Allora sai che ci ho pensato, Fudo? Perché quando l'ho ucciso a bordo del buco. Non vorrei che il drop fosse andato giù. Cioè, o magari si è buggato e non potevo lootarlo. Bella Naber con gli 8. Quella sarebbe veramente una disdiceria. In caso se rimaniamo ristuccati ancora che non so dove cazzo andare, proviamo a fare anche quella cosa, sì. Allora, ci prendiamo l'accendino che ci serve per il coso. E basta.
E le ammo del fucile sono due. Cioè mi costa 3000 soul per due. Per due ammo merdose. Dai, fuck you. Ma va. Figa, l'ho doggiato 50 volte sto mob. Beh, necro con i 45. Io rimango solo se non è un gioco horror. Ok, come non detto. In che senso? Cosa ti riferisci? No, ma non è horror. Sono gli zombie, ma non è da jumpscare o robe simili. È tipo Resident Evil. Cioè, sono horror, ma non è che hai paura a giocare a Resident Evil. A parte il 7, che è goti. Io. Come insomma, raga, ma quanto tempo è che non esce un gioco bello come Resident Evil? Ah, ok, Ale, va bene, va bene. Diglielo, Necro. Lo scopo di questo gioco, trovare come andare avanti al momento. Però ci siamo quasi, ci siamo destuccati, si spera. Raga, ditemi che avete ancora sotto mano il... Vabbè, riscrivetemelo. Ignazio, Vesta, Fia, Etne, Nece, Ardere. Quanto tempo è che non esce un gioco bello? Bello, bello, un po'. Ah, qui Ardere. Fia. Quindi Ignazio, Vesta, Fia. What? Ah, Ardere. Ma scusami, prima non l'avevo acceso come prima quella? Ok, Ignazio. Vesta, Fia. Ok. Etne. Ok. Gioco figo con gli zombie e Death Stranding. Ah, Death Stranding, Dead Rising. Aspetta, Ardere l'ultima, regà? Sì. Dead Rising sì, è divertente, l'abbiamo giocato uno. Cos'è che abbiamo giocato, regà? Il 3? O il 4? Non mi ricordo. Tra l'altro l'accendino, dopo tutto ciò, ancora non lo butta, eh. Vedremo da Light 2, sì. No, ancora non lo butta l'accendino, cazzo. Lo lascerei qua, però. Almeno abbiamo uno slot. Non possiamo droppare oggetti qui, Wood? Ok. Ma secondo me non è che tanto questione di backtracking spaventoso, è questione che ci siamo persi... Oh la madonna. Di bruttissimo infinite volte. Lo
E dai! E poi non sparare su sto gioco. Scoppia tu! Scoppia se tu mi vuoi bene, scoppia! Ok. Colpi, qua cos'è che mi dai? Ma qui mi dava l'erba già mixata, very good. Ah, a me è tutto ok, sim. Cioè, guarda quanto cazzo si... Io lo so, ma è appena sfiorando l'analogico, raga. Come no? Che cazzo dici? What? Oh, murda. Ok, allora il medaglione va messo sulla porta, regà, la porta d'ingresso. Quindi vuol dire che devo ammazzare un altro tipo rosso, chissà dove. Yippee-yo. Ah, si apre dall'altro lato, in che senso? No, sì, credo che dobbiamo andare a recuperare l'altro coso, però non ho idea di dove sia l'altro. Non ho idea di dove cazzo sia l'altro. Sono tre i tipi rossi, uno l'ho già ucciso, l'altro nel giardino dove... uno dove cade il lampadario. Quello del lampadario l'ho ucciso, teoricamente manca quello del giardino. Però, minchia, cioè, che me lo trovo davanti adesso. Gli sparo, lo uccido. E vaffanculo. Minchia, però ho 9 colpi. Non mi morire. Cazzo. Oh merda, ho sbagliato strada. Vediamo se riesco ad aggrarne solo uno. Vediamo se riesco ad aggrarne solo uno. Oh cazzo. Che brutta cosa. I'm dead. Yes. Yes, yes, yes. Porca troia, raga. Vabbè, proviamo a venire direttamente a fare questi senza aver salvato. Vabbè, a riuccidere quelli là almeno, volendo vedere. Allora, vediamo. Vediamo, vediamo. Proviamo ad andare direttamente nel giardino. No, no, il giardino.
No, non è di qua. Non lo so, cazzo. Cioè, è una bastardata quella della balestra, veramente, proprio cattiveria pura. Anche perché è un enigma veramente strambo. Cioè, non è che dici... Se stati babbi a non risolverlo, è un enigma bello bastardo. Quindi va bene che mi ci metti la magnum con quattro colpi, che magari mi aiuti con un boss, però figa. Da lì in poi mi fai trovare solo i colpi della magnum, rosico un po'. Mi serve il codice. Ma dici, hai capito come trovarlo? Sì, abbiamo visto i documenti. Se mi metto a guardarli, credo che risaliamo al codice. Sì, vedi, ci muoio. Cioè, questi due qui sono inuccidibili, raga. È troppo hard. Cioè, non ho spazio dove chitarli, non ho cure. Non riesco a ucciderli, questi. Cioè, questi ti tirano dritto, c'è poco da fare. O uno o l'altro ti hit, con due hit muoio. E è troppo hard perché purtroppo sì, spara troppo male il PG, rimane troppo tempo con l'arma in mano dopo che hai sparato. Giocherai a My Time at Sandrock? Cos'è? Un nuovo robot tipo Portia? Bella tutta. E no, che non posso comprare. Ah, con le anime non è che compri. Che compri le armi. Con le anime. Tu raccogli le armi che hai lasciato in giro. Ma se prendo le cure... Ho solo una cura, regà. Non è che ne ho 10. Quella cura me la devo tenere per gli altri. Che là per forza mi hittano. Un buco nell'occhio. No! Cazzo! Ok. Ok, questo mi dà l'altro medaglione. Colpi, mo? Sì, sono immortali, sono enormi da buttare giù. Cioè, sarei curioso di vedere con la balestra quanti colpi ci vogliono. E quello sotto mi dà la corda, dici? E allora prima si è buggato? Thank you.
Allora, direi con i 4, welcome Beccherino. Thank you, thank you. No, se non fai il buco, non spawna quello sotto. Quello sotto spawna dopo che fai il buco. Allora, il gioco di ristoro lo continuiamo? Sì. Allora, questo lo metto giù. Fammi usare un ointment con questa cura merdosa. È meglio di niente. Fammi mettere via questo. Riprendo il medaglione. E mi prendo il meddone. Potrei anche, tanto poi devo venire a prendere, potrei mettere giù la pinza e prendermi un'altra cura just in case. Però ripeto, è l'ultima cura che ho, no. Ah, devo prendere l'accendino. Devo prendere l'accendino per dopo. Tanto il med lo uso. Sì, poi dobbiamo venire a riprenderci il tronchesino. Anche i colpi del pompa, ma sono due, raga. Non spendo 3000 per due colpi. Ah, boh, Airboss. Non è spiegato. Secondo me è qualcosa di bonus quella. Cioè ti aprirà una porta dove trovi la balestra probabilmente. Il piaio. Sarebbe top meme se veramente aprissi una porta che ha un enorme codice sul muro che è quello dell'enigma. No, ma sto sbagliando strada, dove sto andando? Shurpala! Con i 14, welcome back Johnny, thank you. Thank you, thank you. Non di qua. Di qua. Dato che hai 3-4 dischi in giro puoi fare un save. Ammazzo i tipi qui e facciamo un save, sì. Ammazzati entrambi, onesto, per un save. Ogni porta un caricamento? No, 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 sono io che schiaccio un tasto che fa diventare tutto nero per un attimo per simulare i giochi vecchio stile. Do this, bitches. We gotta do this. Oh, baby. Via, via, via. Oh, buono che quello con l'ascia mi ha ucciso l'altro. Quello con l'ascia mi ha ucciso il...
No, porca troia. Bene. Ok. E il fatto è che, ragazzi, siamo rimasti con 4 colpi del pompa. Allora, possiamo fare così che usciamo di qui. Sì, adesso salvo. Troppo pala, no? Non puoi capire, dalle 10 che sto bestemmiando sugli stessi 3 mob. Ok, allora torniamo dentro, prendiamo la roba, tagliamo il filo, mi prendo un disco e salviamo. Anzi no, il disco lo devo prendere da fuori. Ok. Non è che questi si combinano? No. Ah, hai ragione anche tu, Risp, è vero. Vabbè, no, anche perché adesso dobbiamo fare quello. E i dischi lì non potevo prendere. Qua per terra ce n'è una, quello lì. What? Ma che minchia ci faccio questi dischi? Angel e Devil Medallion. Che cazzo servono? Dov'è che abbiamo visto dei dischi? Se abbiamo visto qualcosa che aveva degli spazi rotondi. Quelli nella cripta gigante, nella chiesa del cimitero. Cioè, quindi è una roba che non possiamo fare ora. Veramente? Ah, facciamo una roba smart, raga. Così salvo. Invece che lasciare tutto per terra, non devi evitare cazzi e mazzi, butto tutto nel portale dentro la cesta. Così poi salvo. E allora, raga, l'unica cosa che rimane da fare è la corda. E il fatto è che non credo di poter uccidere quel tipo con sì pochi colpi che ho. Cioè, ho 2 colpi del pompa. Beh, sì, forse ce la faccio, sì. Perché in realtà sono 2 colpi del pompa, perché sotto ci sono i mobbettini piccoli. Quelli li devo pompare subitissimo. E Godiva 1, ma ce ne sono 2. Cioè, per 2 colpi non vale la pena veramente spendere 3.000 anime che magari mi servono, perché non è che ne ho tante di anime. Ne ho 7.000, quindi posso recuperare 2 oggetti che ho lasciato in giro. Beh, io lascerei giù anche questa chiave per ora. Tanto l'ho usata fuori. Gioco c'è anche su PS4? Non credo, no, è solo su PC. È un Resident Evil-like, diciamo. Molto ispirato ai vecchi... ai primi Resident Evil. Bello bastardo, perché sono un po' di serie che ci stiamo cristonando sopra. Mi ha preso tutto? Sì. Vabbè, abbiamo un paio di cremine in giro, ma quelle fa niente. Sul balcone di casa c'è una benda media, però minchia, è un po'... Allora, da qui non è neanche difficilissimo arrivarci. Fammi vedere che giro potrei fare. Sì,
Sì, adesso proviamo ad andarla a prendere. La corda non è un drop. Quello dove ho ucciso quello dell'Evil. Che ne so qual era quello dell'Evil. Primo o secondo? Tu sei sicuro al 100% che non puoi tornare al cimitero? Eh sì, mi hanno chiuso la porta. Allora, il discorso è che noi avevamo anche trovato un documento che diceva che c'era questo tizio che chiudeva la porta con una corda. Quindi... ieri l'abbiamo, l'altro giorno abbiamo letto questo documento che diceva che bla 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 finiva e io ho pensato che fosse la corda che avevamo già fatto. In realtà magari no. Bella Luke, dormi bene. No, ho sbagliato però, non mi sono preso l'ointment. Vabbè, andiamo solo a recuperare la benda e proviamo... Il primo tu intendi quello nel giardino, quindi? Che adesso l'ho ammazzato per primo? Porte con chiuse con le corde? Sì, una l'abbiamo trovata e avevamo bruciato il... Avevamo bruciato la corda. Vediamo bene sta room, effettivamente, che non l'abbiamo mai guardata. No, qua niente di utile. Vedi la roba positiva, si è trovato roba del puzzle fuori, prima o poi ci puoi tornare. Effettivamente... Ah, ma sicuramente, anche perché ho trovato la chiave rossa, quindi puzzle o non puzzle, di là ci dobbiamo tornare. Minchia, vale la pena? Tra dare sti colpi per una benda, one shotalo please. Niente. Dimmi che sei sulla prima panchina, no, è sulla seconda, lo prendo e scappo. Via! Allora, come torno nel cortiletto ora? In fondo qua non c'è niente? No, non c'è nulla lì lì. Siamo andati prima. Mamma i doggioni! È giusto? Sì. Tutto Yanaka. Via. Allora, per andare giù di qui... forse era meglio che salvavo qua, che dove avevamo salvato la prima volta, però... Aspetta, però qui c'è un ointment nella stanza in alto a sinistra, giusto? E ormai l'abbiamo masterata! Voilà. Combine, sai... Però prenditi dietro la roba, altrimenti viaggio a vuoto. E non mi serve niente, a me serve il... Come si dice... La corda? Abbiamo 4 colpi del pompa. No, aspetta. No, io devo prima tornare nel giardino, raga, per vedere se lì c'è la corda. Dobbiamo esplorare bene il giardino con... quello dove ho messo la...
Dove ho ucciso il primo tipo rosso? O l'ultimo? Ok. Questa cosa che menzionate di stasera. Sì, abbiamo scoperto che ci serviva stasera. Magari appoggiate in un angolino che non si vede, cazzo, e via. Ah, sta parte qui dove ho ammazzato il tipo rosso. Ah, minchia. Guarda che mi sa che devo metterlo qui. Qualcosa di rotondo può essere messo lì. Fanculo. Speriamo che sia il medaglione. Ciao Matte. Ciao Esca. Un portale qua vicino. Dai, veramente mi devo fare i chilometri. Ma perché? E du balls. Ciao mostro, quanto tempo? Come stai? Un po' che non ti vedevo. Ci sarà il BlizzCon Free Online. Si seguirà assieme. Va bene, sì, sì. Quando è che è? Quando è che ci sarà il BlizzCon? Con le cose bellissime che Blizzard ha da offrirci ogni anno ormai. Sì, più guardo le convention varie che ci sono in giro, più mi passa voglia di giocare ai videogiochi. Però il BlizzCon è free dissing, quindi flammiamo la... Dopo domani, è lunedì, che peccato. Caspita, proprio lunedì, poi questo lunedì. Come 19 e 20 febbraio, sei serio? Minchia Gianni, 19 e 20 febbraio... Non posso, sarò in quarantena. Sento il dolore. Oh, io sono cresciuto a pane e Blizzard, eh. Però ormai basta, cioè. Sono grande vaccinato. Non mi faccio più prendere per il culo da una casa che è diventata una merda. Blizzard più o meno ha fatto la stessa roba di Square. Square si è messa, è diventata Square Enix, si è messa con Disney. Blizzard si è messo con Activision e entrambe sono diventate una merda. Salutiamo i signori di Blizzard che ci seguono tutte le sere. Ma c'è Diablo 4. Wow! Vediamo come andrà, mostro. Ripeto, il 3 sembrava più figo di... Cioè, nel senso... Il 3 sembrava bello bello. Eppure. Boom! L'abbiamo aperta. Arrivo balestra. Chi si ricorda la strada per andare alla balestra? Sì, vabbè. Sei pazzo, Johnny? Aia. È tornato il gatekeeper. Ah, qui allora andiamo al portale così mi piglio la chiave viola che in caso la uso al volo. No, che boss finale, abbiamo già ucciso questo. Ora lo vuoi lo spoiler del codice? No, ci arriviamo, raga. Abbiamo i documenti ora.
Abbiamo i documenti, ci possiamo arrivare? Allora, chiave rossa. Che però, ripeto, al momento non mi serve la chiave rossa, dovremmo poterci arrivare. Anzi, sicuramente ci arriviamo senza chiave rossa al... Una cosa della balestra. Sai che ridere se la balestra fa schifo? Mi basta che faccia un po' più di danno alla pistola e siamo a posto, teoricamente. Allora, apriamo quella zona lì con la chiave rossa. Vediamo se è l'unica. Così la buttiamo. Sì, ok. Ok, però aspettiamo andare qua. Andiamo a tentare di prendere questa balestra. Anche se non mi ricordo la strada, onesto. Ah, la corda non l'ho trovata, però dove pensavo che avrei potuto trovare la corda ho messo il medaglione e... E niente, di lì siamo passati. Ah, qui si va dove c'è il coso lungo, il corridoio lungo, se vado dritto. Ragazzi, chi è che si ricorda la strada per arrivare... Minchia, ancora sti mob, basta! Sono andato a prendere la balestra mica tanto, raga. Non mi ricordo minimamente dove sia il cimitero. In fondo a sinistra? Cioè qua in alto, dici, a sinistra? Qui sono tornato dove c'era il boss. Cioè tu dici in basso a sinistra dove c'è quel coso rotondo è il... No, non ci siamo mai andati lì, perché quella porta lì rossa non l'abbiamo mai potuta aprire. Sotto c'è un gate che non è segnato. Ciao Ryu. In chat ancora una volta mi appello alla vostra proverbiale memoria. E mi dica. Bisogna fare il giro largo, vero? Sì. Questa volta non ho info, Gianni. Tanto, guarda, anche quando hai info sono sbagliate, quindi meglio così. Allora, dovevamo passare per il gate, quello con le luci azzurre, mi sembra. Dovrebbe essere giusto, sì. Quindi la porta è tutto a sud di qua. Eccola lì. Grazie chat per la vostra proverbiale memoria. Non è subito qua però. Però sono sicuro che siamo a buon punto. Oh merda. Allora, according to my plans. Tutto a sud direi. Ma quanto è grande la mappa di questo gioco, me l'ero dimenticato. Sì, neanche Far Cry c'ha una mappa così grande. Tiriamo dritto di qui e andiamo giù, vediamo. Poi scopriremo che c'era una mega shortcut che avevamo sbloccato, ma ce ne siamo dimenticati. Cosa sei tu? Un disco mio. Free save.
Mi fido di te. Pensa quanta IMU doveva pagare il proprietario. Per quello che si è zombificato. Zombizzizzato. Zombie. Allora, qui potremmo andare o di qui. Non so, vabbè, entriamo e diamo. Cacciamo lo sgamo. Ah, avete presente quando mi ha detto a sinistra che mi ha fatto andare in su, ho fatto il giro della mappa? Eh? Io ero esattamente due puntini verdi. Chi è stato? Chi era? Che cazzo era? Era il nome verde, non mi ricordo più chi cazzo era. Devo salire in chat a controllare. Il cazzo di giro della mappa ho fatto. Era Tiziano, Sere, Frustino. E sappi Tiziano che la Sere lo prende e basta, lo userà piuma. Oh cazzo, questo era mimetizzato. Dai. Sinistra nel gioco, non nella mappa, se... Minchia, questa è vera. No, no, non intendevo la mia sinistra, la tua sinistra. Che cosa ti dico sinistra? Ho proprio pensato la mia sinistra, la tua sinistra. Che cosa? Non è che devi interpretare quello che ti dico. Farò finta di niente. Farò finta che sia appena arrivato Tiziano per calmarmi. Ciao Tiziano. Com'è andata la giornata, Tiziano? Spero bene. Ah, minchia, lì abbiamo anche mezza chiave, vero? Cosa ci dobbiamo fare con quella mezza chiave? Non lo so, però la zona della palestra è questa. Anche se non mi ricordo più dov'è. Ah no, la chiave era per aprire la chiesa lì al centro, che non l'ho usata perché non si capiva che cazzo servisse per il momento. Ah, la palestra è somewhere around here. Somewhere over the rainbow. Way up high. No, 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 no. Qui credo. Direi. Da qui direi nord-est. Quella casettina là? Sì, mi ricordo che c'era il recintino, potrebbe essere. Ah, Riff, ti ci mettere pure te, eh? Ah, cazzo. Era questa? No? Raga, dove cazzo era la casa con la balestra? Ma era qui? No, secondo me devo andare in quel coso verde, forse. Aspetta, forse è lì da dove sono... No, io sono arrivato da sud. Dove si va di qua? Ciao Sargon. Eccola là. Let's go. Allora, ora dovremo decifrare il codice che in due ore non abbiamo decifrato l'altro giorno. Per prendere lei, guardatela com'è bella. Allora, oh, dei colpi della balestra, amazing. Ah, noi abbiamo un quadro. Ci sono stati solo due ore quasi l'altro giorno, ma oggi abbiamo degli indizi. Ah,
Fatemi uno screenshot di quei quattro numeri, please. Allora, abbiamo un pettine con quattro cose in giù, un pettine con cinque cose in giù, un pettine con quattro in su e un pettine fatto a mlml. Ok. Allora, prendendo la documentazione pagina... ecco qua, vedete, qui c'è chiaramente la, la soluzione al puzzle. Allora, mi sembra semplice. Aspetta, vediamo. Io avevo trovato altri documenti che... Worker Diary. Allora, qui parla del... Electrical Component. Location, no. E vedi, perché abbiamo questo anche... Cioè, dobbiamo trovare... ciò che ci dà la possibilità di codificare quelle scritte. Sono in DR 1900. No. No, Book of the Master Mansion. No, non è 1900, dai. Emergency Gathering, ok, no. Nota del prigioniero, vabbè, dubito che il prigioniero sapesse la cosa. Riddle Note, ok, quello che abbiamo già fatto. Ci vorrebbe un documento con scrittura mista, eh? No, non c'è. Cazzo, però non abbiamo... Cioè, io li ho tirati su, non li ho letti, dando per scontato. O che ci mancano ancora pagine? Sono di qui? No, Divine Fire. Rimasti, qui parla di quando hanno dovuto smontare le luci. Allora, shipment of paintings, ok. Le prime, ok, vabbè, e qui gli ho detto che arrivavano sti cazzo di quadri. Macabro dipinto intorno al 1900, prova da 1850 a 1950. È la Madonna, no, non credo. Stranger Note. Qui era la cosa che non invecchiava. Qui dice che ha voluto togliere le luci, è sempre buio. Gathering, she's been missing since this morning. No, però l'altro giorno avete detto che il documento utile era questo, quindi dobbiamo capire da qui. Credo che ti manchino proprio le pagine per decifrare il codice. No, mi hanno detto l'altro giorno che ce le avevo. Prima 81. E la prima riga in alto rappresenta la data. Può essere, d'accordo. Cioè, infatti...
Sappiamo che le quattro righe in giù è un 1 probabilmente. Sappiamo probabilmente che la cosa in giù è un 1. Però il discorso che in realtà sul quadro il primo... Ah beh, però sono sempre... Eh no, vedi, il primo è 4, il secondo è 5. 1981, 1971, 61, 51, 41. No. No, perché in realtà questo è uno 0. No. E allora questo è un 1. E questo è un 7. Vaffanculo. Allora, vediamo. Fammi rivedere il mio documento. Lo thank you. File 1. Diario dell'Arnoldo bla bla blu. Il fatto che non so a cosa... Cioè, questa pagina qui è una stessa pagina tradotta. Non credo. Oh, a meno che non è, se non è un 1, quello è uno 0. Cioè 0, numero 0. Però pare strano, no? Impossibile. Ah, tu dici che lui che ha scappocciato ha iniziato a scrivere a sto modo? Ok, ci può stare. 1981. 1981. Ok, quindi questo è 1981. Quindi sappiamo che il pettinino è un 8, il 4 è un 1, quindi sappiamo che finisce con 81. Cazzo di merda, ti brute forzo, vai via. Yes! Yes! Give it to me. Oh, l'ha presa, sì. The crossbow. Ok. Anti... minchia, monta 20 colpi sta buttanazza. Very good. Ok, abbiamo balestra, quindi possiamo tornare a sparare. Qui dovrebbe esserci il save. Con anche un biribiribò, bene. Oh. One Wonder in chat. Not so hard, però non potevamo farlo l'altro giorno. Ok, allora, ora abbiamo un Evil Medallion, che dove minchia lo infiliamo? Ma avevo due dischi? Beh, lo lascio qua un disco allora. Allora, qui abbiamo fatto tutto, credo. Cos'è quell'item lì? Colpi dalla balestra, andiamoli a prendere subito. Importantissimi. Però farei che il save me lo porto, perché mi sa che qui non ci torniamo più. No, Tiziano, never. Fatto che... Vabbè, mi potrei tirare...
Questo cos'è? Medio. Minchia, però spreco un pezzo di cura. Per un save. No, sti cazzi, lascio qua il save. Te lo puoi tenere tra i denti, cazzo. Non posso mixare le due cure? No, eh. Vabbè, la lasciamo qua. Ah, ok, Risp. Ah, adesso abbiamo sto medaglione qui. Che cazzo sta andando? Sto medaglione qui. Ah no. Oh, la Madonna, mi sa che ci puoi caricare tutti i colpi che vuoi. Per cosa, Rixi? Mi sono bevuto, credo, la resub di Lippo con i 26, vero Lippo? Sì. Grazie, Lippo. Credo che ci puoi caricare tutti i colpi che hai nella cosa. OP, OP. Per cosa, Rixi? Mi sono perso qualcosa? Mi far sentire in colpa per qualcosa. Il save puoi sempre lasciare nella stanza del portale. Sì, sì, infatti. Cioè, scusa, fammi fare sto test un attimo. Oh, baby! Eh sì, ce le carichi tutte. Ok, lasciamo giù anche la super cura. Ci portiamo quella media. Sto medaglione... E non lo so, Rixi. Ah, è andato là per ragionare sulla... Perdonami, non so, perché alcune cose le ho lette, però il ragionamento l'ho fatto, quindi non so se... Grazie. Allora, e dove le mette i colpi della balestra? Non lo so, Johnny, trucchi da signorina. Allora... no, secondo me me le ridà Necro. Però per sicurezza ho pensato questa cosa tra me per un nanosecondo. Ho detto, visto che ho tipo una ventina di quelle rosse, lascio perdere. Allora, abbiamo la chiave e credo che il medaglione vada messo dove è. Quindi andiamo a prendere la chiave e andiamo a cosare il medaglione lì. Dai. Aspettate, regà, la chiave, siamo sicuri che andava usata? No, perché questa è mezza. Dov'era l'altra metà? Qua sotto, vero? Sì. Only water note, ok, questa l'avevamo già letta. Rixi. Un altro save. Esatto, Emperor. Ooh, baby! L'omino della Coffin Dance. Via, via. E qui non me lo fa droppare, cazzo. Questo l'avevamo già letto. Bella Russia con i 13, welcome back. Eh?
Ah, e questo va mixato, immagino, con questo. E dai, fammelo droppare. Ok. Ma perché è la prima volta che siamo venuti qui? Quello si è staccato, ma non si sta più staccando? Niente. Ah, questi sono Darkness Medallion e Evil Medallion. Dove minchia li metto? Ah no, questi andavano messi qua fuori. Ah minchia, di sti medaglioni me ne servono 4 in tutto. Ne mancano ancora 4. Altri 2, regà. È vero che adesso arriviamo a quella parte strana con il coso rotondo. Sì, qua in alto. Oh cazzo. Ah, vediamo. Qui ci va il darkness. Come no? Ok, qui ci va il darkness. Du 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 du. Ok. Quindi ci mancano 2 medaglioni da portare qui, che non abbiamo ancora idea di dove prendere. E niente, dobbiamo andare... Non avevi anche l'Angel Medallion? Sì, ma l'ho usato per entrare in questo... Non mi ricordo, l'ho usato per andare da qualche parte, non me lo chiedere. Però l'ho usato. Dobbiamo andare dove c'è la porta rossa, regà. Ma è vero che questa non si apriva, merda. Via. Ho usato per aprire la porta che mi ha portato qua, esatto. La porta che mi ha portato. La porta che ti porta. Giulia, cosa c'è? Un ointment. Ma dobbiamo andare dritti ora, quindi? No, ne ho già presi, ste quelli. No, dritto vado dove c'è la balestra. Ovvero fra le mie braccia. Devo andare a sud. Tutto bene, Sandrone? Provare sta balestra. E quando ne sarò costretto, non mi fate buttare i colpi. Ciao, Parmi. Ok. È come il cow level di Diablo 2, raga. Ciao Nia. Volevi. Ok, dritti di qui. Dobbiamo fare tutto un bel giro qua. Esatto, la mia balestra in realtà non è un'arma, è un deterrente. Devo portarmi. Ah no, me lo sono portato, safe, good. Fai anche il doppiatore dei cow level oltre. Sì, sei bravo. Bravo. There is no cow level. Ho doppiato svariati suoni nei videogiochi nella mia carriera. A partire da Resident Evil 0 con il poca poca.
passando per le manate di Udyr di League of Legends. Vi ho spoilerato oggi che ho doppiato anche la ulti di Miss Fortune. Allora, ok, dobbiamo andare qua vicino. Ma che cazzo? Ma è una merda! Mi sono sparato 97 colpi! Allora, spara le frecce di gomma, regà. Però spara ad un rate importante, quindi non mi dispiace la balestra, va bene. Però non nego che avrei preferito qualcosa che mi desse un po' più senso di... Ci sto sparando, cazzo. Una chest. Come Locked, ma basta! No, è vero, c'è anche da dire che i mob quelli lì verdini sono anche abbastanza forti, eh. Ah, minchia! Se tengo... Se tengo premuta ripetizione, raga. È un fottuto mitra. La corda! Ok. Usa la B. Cazzo vuol dire usa la B? La B è la luce, Johnny. Perché questo non andava bene, raga. Avevamo bisogno di quella corda là. Perché usare questo coso resistentissimo. Sì, sì, lo so, Risp. What? Ah no, ok, perché siamo... Cosa tira là? A cosa ci serve la corda? Per... Vabbè, adesso direi che un save potremmo farlo, sì, per evitare tutta la strada. Dai, te mi sembri il cosplay di Cloud Strife uscito male. Dai, vieni. What? Aia. Corri, corri. La sciancala. Bella, Brewer. Ti sei trasferito di casa, ora mi guardi dal 40 al 55 pollici. Hai capito, il Lord? Cazzo, ho sbagliato strada. Grazie per i 15, Gianni. Cancello rosso l'abbiamo già fatto, dobbiamo andare nel pozzo con la corda, mo. Siamo tornati nella casa. Monkas Giga. Ok. Questa sera niente ragni? Che ragni? Ah no, minchia. Fortunatamente no. Quella là sotto, ok. Dite che posso usare la corda senza dover... senza dover ammazzare i mob.
Io tiro dritto per usare la corda, eh. Alla vecchia. Alla vecchia maniera. Blink! Grazie per l'osso, buonasera signorine e signorini. Come you can't use it right now? Rompere mica i coglioni. Ok. Ma chi salva prima? Solo le pussy salvano. Ok. Yes. Oh. Un save risparmiato. Grazie Blink. Ciao a tutti quanti. Come è andato lo stream? È un botto che non ci vediamo, sentiamo. Tutto bene? Tutto bene, benissimo. Un altro medaglione, quindi ce ne mancano due. Abbiamo Light. Ciao Jean, ciao Samo, grazie di follow. Welcome, welcome. Ah, già che l'abbiamo sbloccata vuol dire che è una zona che questa abbiamo già visto. Credo che sia la parte sotto, esatto, dell'ascensore. Oh cazzo. E con Prato Casa saremo ancora più vicini vicini. Bene benissimo, cazzo. Bene benissimo. No. Oh merda. Oh merda merdissima. Allora, quella è la porta che abbiamo sbloccato noi, no? È un'altra. Qui abbiamo due ammo del fucile per terra di là, ma non ci posso più andare, credo. Mi sembra bloccato. Lì c'è un portale. Le porte do per scontato che siano tutte chiuse, sì. Quindi noi corriamo come se non ci fosse un domani. Ciao Federico e Andrea, grazie di farlo, benvenuti. Corriamo come se non ci fosse un domani, sperando di doggiare il doggiabile. Io non sono arrivato da qua, vero? Cos'è questo rumore di motosega? Sei serio? Oh cazzo, raga. Grazie al mio veloce tot. Chi non lo seguisse, ragazzi, seguitelo subitissimo. Il Sure Blink, andatelo a trovare. Oh merda. Ah bene, allora se è stunnabile, easy clap. Oh merda. Che se ti impallino tutto. Ah, vedi, però la palestra è sgravata, raga, perché appena molli il tasto smette e puoi correre. Minchia, Johnny. Ok, dead. Potresti anche riprenderli sti colpi, però, eh. Ah, mi ha ridato un altro elevator gear, ok. E un altro disco per salvare. Allora, qui usiamo l'elevator gear. Spero di averlo riparato una volta per tutte. Sto fottuto ascensore. Neanche una cura, niente. Cioè, mi ha dato una cura piccola, veramente. Il gioco mi trolla. Sì, Murderer. È simile a un Resident Evil like. Allora, qui secondo me spunto, però non è lo stesso ascensore dell'altra volta, regà. È spunto nei corridoi della casa, credo. Possiamo andare nella botola? Sì, giù, ci siamo appena andati. No, invece è lo stesso, ok. E il problema è che Non abbiamo risolto molto, perché non abbiamo risolto. A parte che mica ho già finito i colpi della balestra. Però vabbè, dettagli. Ci manca un medaglione. Cos'è che ci manca da fare?
ci manca ancora un medaglione. Ma non sei andato nella botola, sei sceso da un buco. Che botola? Abbiamo un bel po' di frecce qua in casa. Eh no, ne ho 15 di sopra e basta, perché le ho prese tutte. Ah, il sacerdote è quello dove c'è la... È vero, cazzo. Ah, oh, potremmo investire un save, dai. Poi se non è lui... Perché una volta l'ho ucciso quel sacerdote lì. E ho quelle rosse, vanno tipo 10-20, mi pare. Pochi pochi, eh. Nella stanza del tipo con la motosega c'era una botola. Really? Ok, bene allora. Vabbè, allora, per toglierci il coso, visto che abbiamo salvato, regà, vado, gli tiro una sprayata con la balestra a quel mob lì, se non droppa niente ricarico. Vi giuro che non l'ho vista la balestra, la botola nella stanza del tipo. Non l'ho proprio vista. Dov'è l'altro? Non erano due mobbini? Vabbè, è rottissima la balestra, regà. Sì, però comunque non fa danni. Minchia, ci rippo, altro che palle. Fuck! Dai, muori, devo solo vedere se mi droppi quella roba! Muori, stronzo! Ok. No, vedete, questo non droppa nulla. Questo non droppa nulla. Ok, va benissimo. Sì, però non fa malissimo. Cioè, tipo, quanti colpi avevo di balestra adesso? 30 colpi di balestra equivalgono tipo a 5-6 pompate. No, forse 7-8. Ci vorrà meno di 10 pompate per uccidere un tipo rosso. Però vabbè, sì, le spara a ripetizione, quindi sono comunque good. Allora, voi avete detto che in quella stanza là c'era un botola. Andiamo a vedere il botola. Il gioco della crowbar droppato. No, dobbiamo continuare, solo che avevo in ballo questo, volevo finirlo. Cazzo, avete visto questa botola? Minchia. Vedi, perché ti ascolto, Giucciuma? È chiusa! Perché ti ascolto? Inutile di un Giucciuma! Allora, fammi vedere... Vabbè, sì, mancava da ricarico ancora tanto, eh. Ma l'enigma delle tre tombe con i simboli avevi fatti tutti, Mip? Sì, sì. Mi manca solo un medaglione. Qui dove si va? No, vedi, qui dove siamo arrivati noi con la corda. Ok, volendo posso anche tornare su. Mi manca solo un medaglione. Light, Evil e Darkness, mi pare. Anche un medaglione posso aprire di là. Adesso guardo bene se potrebbe essere qua sotto. Mancava nel ripeto ricarico. Fuck. Anche perché secondo me questa... No, è aperto, ok. Comunque abbiamo un portale... Qui dove siamo venuti la prima volta, però l'abbiamo fatto abbastanza di fretta perché eravamo tipo morti, zoppicanti, senza ammo, senza niente, quindi abbiamo rushato.
Non che ora io stia bene, però. Aia. Chiusa, cazzo. Ma c'è qua dentro? No, ammazzo a caso questo giusto per vedere se droppa la chiave. Beh, sono inammazzabili. No. No. No, no, no. Allora, Indy per cui, quindi... Allora, fatto che per uscire adesso devo comunque fare il giro grosso. Fuori ci sono ancora i gate viola da aprire, eh? Cioè, fuori c'è uno o due gate viola da aprire. Qui abbiamo quella porta lì, abbiamo una chiave ancora da trovare, da usare in casa. Però sì, l'unica cosa che sicuramente possiamo fare è trovare l'ultimo pezzo del medaglione. Pensando dove potrebbe essere. Le frecce rosse probabilmente fanno male, raga. Però ripeto, quelle le abbiamo trovate solo due volte, quindi me le tengo proprio super preziose per il boss finale. Abbiamo quella porta lì chiusa. Allora, dove ho aperto il cancello rosso ci ho trovato solo la corda. Erano proprio 2 metri quadrati. Secondo me è un pezzo che avrei già dovuto trovare, questo. Vediamo se adesso mi si è aperta quella porta lì. Non puoi recuperare quello che hai usato. Non credo. Minchia, che giro devo fare per tornare là, però? Ah, Risp. Minchia, devo fare tutto il giro. Ah, il gatekeeper io l'ho già ucciso una volta, quello, e mi ha droppato la chiave. Non so se uccidendolo ancora potrebbe droppare un'altra volta anche la tua. Vediamo se magari funziona questo, mo? No. No, perché effettivamente c'è quel coso lì che dice che c'è bisogno dell'elettricità. Cioè, secondo me ce n'è ancora di roba da fare su sto gioco, altro che palle. No, solo uno ne ha droppato un mob di medaglione. Perché uno l'ho trovato nella chiesa. Ah beh sì, uno l'ho droppato nel mob ma l'ho già usato. C'è ancora un quadro di mappa da aprire. Cosa fa un rinoceronte in cantina? Non lo so, dimmelo tu. Ah, posso riprenderlo? Aspetta, vuol dire che adesso devo riprendermi il medaglione? E come vado di là? Aspetta, vuol dire che allora devo aprire... devo trovare un modo per entrare qui senza usare il medaglione. Da sotto dite? Eh sì, perché la prima volta siamo partiti da sotto, quindi sì, devo rientrare dentro, ricalarmi con la corda, quindi. Okay, che bastardi che sono stati, oh. Ok, abbiamo i 4 medaglioni. No, la porta principale da fuori non si apre.
Ciao Carrot. Signori, con tutti con il vostro supporto al sindi, bisogna il tassino abbonati, ricordatevi con il Prime gratis, fuori dindi! Use your money and get... What? Easy, please don't be a bitch. Ma stutterato, raga. Si è stuccato l'audio. Grazie, Undermage con i 30. Raga, sono giorni e giorni che non vedo un sub nuovo. Mi fate questo onore? Cioè, di sapere che io lavoro, ma c'è, non ci sono solo i soliti vecchi stronzi. I soliti affezionati che mi guardano, ma ogni tanto arriva qualche anima nuova che apprezza il mio lavoro e dice: ah, per me questo stronzo 5 euro al mese li vale. Nessuno? No? Fuck you, ok? Se vuoi smetto di sabbare. Come? Matto. Unsub di massa, go. Allora, li vali solo su dismanto, attenzione. Non subano per diventare vecchi, ma si diventa vecchi stronzi dopo i 4 anni, toh. Simon con i 13. Lui è ancora un giovane stronzo. Cioè, vecchi stronzi si diventa dopo anni. Aia. E con questa frase mi sento una polla violata. Ma no, ma sei giovane ancora tu. Su di noi nemmeno una nuvola. Chat in fuga. Ludus! Un ovetto nuovo! Thank you so much per il supporto e benvenuto. Apprezzo. Apprezzo. Allora. Cazzo! Portale right in the face. Doppio portale, forse triplo, via. Non sabano perché non scegli più il sub preferito. Ha ragione Joke. Quindi, essendo che Joke l'ha invocato, regà, il prossimo sub di oggi sarà il mio preferito di oggi. Il prossimo sub di oggi sarà il mio preferito di oggi. Incredibile, ragazzi, che occasione. Va bene, facciamo così. Sarà il preferito di Giuciuma di oggi. Che occasione doppia, regà. Tu sei probabilmente più vecchio di questa chat. No, Rix. C'è i Thanos. No, risponso. Ho aperto che la chat di Twitch ha una memoria... What? Problemi di rendering. Ok. No, regà, non abbiamo risolto. Ah no, siamo fuori qui, sì. Sì, sì, sì. Cazzo se siamo fuori. Run, bitches, we did it. Ah, comunque non c'è più detto il rinoceronte. Esatto, che cazzo fa sto rinoceronte in cantina? Chat. Dritto devo andare, sì. Come si riarriva al cimitero? Ok, lo so. No, fissi, sono i polli nuovi. Bella Zano, buonasera. Tutto bene? Tutto bene, my friend. Come stai?
Ivan. Hai mai portato Bene ed Ed in streaming? Perché non mi è nuovo il nome? Bene Ed. Chat, ho giocato a un gioco che si chiama Bene ed Ed. Un anonimo su Gifter la regala al Cristini. Thank you Anonymous Gifter. No, a me invece non è nuovo. Noi siete vecchi, non ricordate, fate schifo. Dai, raga, Bene ed Ed, che gioco è? Era quello con lo zombie? Notte matte, dormi bene. Dritti, tutti dritti, go! Quindi preferite Cristina l'Anonymous. Purtroppo il regolamento del sub preferito non prevede le sub regalate. Quindi il contest per il sub preferito di oggi è ancora attivo. Fantastico ragazzi, sensazionale. Come vi invidio. Cazzo, ma come vado di là? Ah, devo passare dalla chiesa. Minchia, c'ho tipo... sono one shot, raga. Non mi va di tirarmi questa bendina merdosa. Devi comunque... No, Johnny. Cos'è quella roba che sbrilluccica, raga? Quella lì è una Omega Cura, è un med di quelli enormi. Un altro disco. Il bait del portone. Il bait del portone, raga. Ma a me non sembra uguale. Io spero che monti sto medaglione. Spingi, voglio spingi. No. Ah no, qui ce l'ho già messo, aspetta. Yes! Adesso qua dentro, ragazzi, ci sarà di tutto. Colpi, medikit, colpi ancora, corde, tutte chiavi. Minchia, il fabbro che ti fa le chiavi. Johnny, mi serve la chiave di questa forma. Lui ti fa la chiave. Madonna, cosa abbiamo trovato, raga. Beh, l'Andre con i 26, un merdoso documento. Anello, cazzo. Giornale Gatekeeper. Su qua non c'è un cazzo da fare che scrivere. Servire il Lord del suo destino. Mi ricordo come erano le cose qua prima che arrivasse lui. Dice continuano a scrivere finché ce la farò, finché non diventerò uno dei suoi pupazzi sotto suo controllo. Mentre faccio la mia ronda controllando gli iniziati. Ah, mentre deciderò quali incontreranno la mia palude a breve. Lui cresce di più ed è affamato, lo sento. Va bene. Questa botola è aperta. Scendiamo down the trapdoor. If the situation gets out of control, I will run down the trapdoor. Vabbè, ah, abbiamo l'anello adesso. Looks like a family crest. Notte fisti. Dove lo infilo sto anello? No!
È una signora. Dove lo infilo sto anello? Con quel simbolo lì. Family Crest. Ah, sicuramente in casa andrà messo. Al centro della hall dove c'era il diamante. Allo stato grezzo. Speriamo. Speriamo, perché alla fine ormai rimangono un paio di porte da aprire, un gate. E l'anello non... non mi pare consono a niente. Lo devo bruciare nel camino, regà. No. Prima o poi dovremo fare qualcosa con quel cazzo di fuoco, eh. No. No, no, no. In libreria c'è qualcosa? Abbiamo qualche documento che parlava di un anello, regà? No, documenti che parlavano di anelli, no. Il gioco non è la il fuoco non è la soluzione, purtroppo no. E ho provato a buttare l'anello del fuoco, no, niente da fare. Nel portale? Nel portale abbiamo comunque... Allora, abbiamo quella scatola... Dov'è che abbiamo trovato quel labirinto strano prima, regà? Nel gay... Dai, dimmi che sta porta di merda è aperta adesso. Devo fare tutto il giro. Andiamo a Dark Ones. Bella Garru Scogliotto, welcome back. No. Hai visto che hanno annunciato la remaster di Mass Effect? Sì, però in stream, ragazzi, sono lenti. Non escludo che magari l'uno lo possiamo giocare, gli altri no. Gli altri fanno cagare. Il 2 è me, il 3 è una merda, l'Andromeda non merita meno di chiamarsi Mass Effect. Però ehi, adesso tutti diranno: wow, Mass Effect, giocone bellissimo! Can't wait! BioWare, Poggers! Ma già il secondo gioco ha perso di brutto rispetto al primo. Ah, ne parlavo con Randall un po' di tempo fa. Solo la parte della cittadella dell'uno è più bella della metà dei giochi esistenti al mondo. Solo la parte della cittadella. Tu giochi la parte della cittadella e ti rendi conto di quanto quel gioco sia superiore. Il secondo già era troppo più spara-spara, esatto. Il terzo è diventato Call of Duty. Sto pensando, raga, un anello rosso. Ah, nel giardino là non posso neanche più passare perché non ho più il medaglione. Bella, GD, dormi bene. Nella bara ho trovato l'anello. Potrebbe essere del gatekeeper. Perché... Dove cazzo me l'ha messa? Sì, no, no, vi sparate, a voglia se vi sparate a vedere in streaming. No.
Esatto, Steppo. Cioè, l'unica parte un po' bruttina era l'esplorazione dei pianeti, però vabbè, fortunatamente non la dovevi fare tantissimo. Minchia, a me è piaciuto talmente tanto che l'ho rannato due volte io, eh. La seconda volta quando è uscito il 2 perché avevo cambiato l'Xbox, avevo perso i save, e il 2 ti prendeva i save dell'1, allora minchia l'ho rerannato tutto. Cazzo, non trovo l'ultimo documento che abbiamo letto, regà. What the hell? Non ho idea di dove sia. Sì, quello sicuramente, Steppo. Gatekeeper note. No, non è quello. C'è il journal, forse? No. Ah no, forse... no. Forse aspetta. È questo qui, ma andando avanti con le pagine. No. Beh, la nave. L'anello si chiama Signet Ring. Allora, l'unico posto che mi viene in mente, raga, è quella scatola che abbiamo trovato nel labirinto. Magari si apre con l'anello, però me l'avrebbe detto, cioè... Qui vedi parlare del cristallo. Nessuna idea, raga. Oddio, l'ho odiato, Franci. Non l'ho giocato, l'ho visto e basta. Se l'anello fosse incompleto. Nella palude? No, nella palude ci andava... Non era... Dai, era grosso, non era la dimensione dell'anello. Cioè, sembrava più un emblema da mettere lì. Cioè, più che altro il simbolo, quell'otto lì, quella roba strana. No, era grosso, era fatto tipo a stella anche. Ma il baule, regà, no, non... allora è un giro della Madonna andare lì. È un giro della Madonna andare al baule, e dubito che sia baule per il semplice fatto che... Il gioco mi avrebbe detto... La serratura sembra strana. Avrebbe detto qualcosa. L'ho anche guardata la serratura. Sembrava una serratura normale. Da chiave. Qualcosa piccolo e rotondo. Dici che quindi potrebbe essere la palude? Non hai visto altri posti dove potevi infilare qualcosa? In tutta la mia vita? Beh, cazzo. Bella Zanco con i 20. E... con qualcosa che ha selezionato un anello. Nella palude non va uno dei simboli appena usati nella clima dove hai trovato l'anello? No, non credo. Non credo, regà. No, oh, proviamo ad andare nel portale. Dentro il portale non c'è nulla da fare. Teoricamente no, c'è solo queste due porte qui strambe. No. No, no, no. Non l'avevo manco mai vista.
No, qua non c'è nulla. In casa, ragazzi, mancano due porte, ma serve la chiave. C'è quella porta lì in basso a destra e quella al primo piano in basso a sinistra, praticamente. Le altre sono tutte porte che abbiamo aperto, ma ora sono bloccate. Perché il gioco è bastardo, però sono porte che comunque abbiamo aperto. Ma anche quella lì in basso a destra in realtà non serve a niente, quella del secondo piano, è solo bloccata. Solo quella lì in basso a sinistra, che è la porta... non mi ricordo che chiave serve. Bella, slotino. Qualcosa che illumina dello stesso rosso per logica. E non c'è nulla. Non c'è nulla. Vabbè, torniamo al cimitero a sto punto e vediamo di là. Ma è un anno che è uscito Death Stranding, di già. Esatto, Murderer. Il problema è che ho poche cure, poche robe. Allora, qua sotto non c'è niente. C'è quella porta lì che dice solo che è chiusa e via. Quindi io posso prendere da qui la botola che mi porta al cimitero. Vuoi un suggerimento velato? Se è velato velato, sì, dai. Ah, ok, abbiamo trovato l'anello. Vedi, è più simile a quello il coso da mettere nella palude. Più o meno il simbolo della palude è quello lì. Ti dico solo what's that smell? Vabbè, sono già al cimitero. Che mi baita tutte le volte quel cazzo di coso. Questo non si apre. Baby. È l'altare della chiesa, è dove sto provando ad andare. No. A meno che la cucina. In cucina c'è ancora quel cazzo di coso dove metti gli oggetti, però perché dovrei metterci l'anello? Non ha senso. Qua abbiamo la casa dove siamo andati prima, che però non ha nulla. L'ascensore senza elettricità magari si attiva con l'anello. No, non credo. La zona è piena di item. No, c'è solo un ointment lì sotto. Tizio con la barra sulla schiena non droppa niente? No. Quel punto giallo in sinistra. Minchia, dobbiamo ancora fare un portale noi, tra l'altro. Che punto giallo in basso a sinistra? In basso a destra. È rosso o verde? È la cura che ho lasciato giù. Proviamo a zonare di là. Spero che fa molto mob di Dark Souls, il tipo con la bara.
Qui ho già fatto. E proviamo ad andare a quella merdosissima palude, però non... non mi ricordo più come ci si arriva, ma devo tornare dentro la casa per andare alla palude. Come torno alla palude ora? Devo girare dentro, devo entrare in chiesa, sì. Devo entrare in chiesa, uscire di là e rifare la strada che ho appena fatto. Riprendere la botola, l'ascensore. E uscire da dentro. Allora ripeto, a me pare strano. Vale la pena provare. Se non è la palude, provo la cesta. Cioè mi pare strano doverlo usare là perché sembrava un simbolo più grande. O che c'è qualcos'altro, la palude, che non ho visto. E in un'altra dimensione puoi tornare. Teoricamente ci manca ancora un triangolo di là, eh. Cioè noi abbiamo fatto 3 triangoli, di là ce n'erano 4. Quindi ci manca ancora un portale da fare, che sarà l'ultimo. Quante volte ci siamo stuccati per ora? 9 gilioni. È un numero? Assolutamente no, Ethan, ce l'ho nel sangue. Ce l'ho nel sangue come si fa il triangolo. Allora, quindi per andare fuori dobbiamo andare di qui. E uscire di là, sì. Questo gioco sembra infinito. È bello lunghetto. Ripeto, a me non dispiace, eh. Cioè forse ci sono un paio di pezzi dove devi fare, adesso voglio vedere proprio dove metterlo sto coso. Un paio di pezzi dove effettivamente ci vuole un po' ad arrivarci. Però è sempre così in sti giochi, c'è sempre quella roba che ci mette una vita ad arrivarci. Esatto, è vecchio stile, giri, ti blocchi, giri ancora, provi, fai, disfi. Ripeto, a me non dispiacciono. La setolina, no, lì ho già fatto tutto. Magari troppo un'altra chiave, che cazzo è una pignata? Ogni volta che ti stucchi vai a quella statua, provi a dargli due botte. Ah no, qui ce n'era un altro, è vero. Ma scusami, qui non l'avevo... Ma non l'avevo aperto qua, regà. Ah no, non l'abbiamo fatto ancora, è vero che siamo rippati. No, devo andare a prendere la pizzino. Ah. Minchia, è vero, dobbiamo rifarlo, che alla fine non l'abbiamo fatto. Minchia, 25 caricamenti per arrivare al portale. Sto provando una strada nuova, teoricamente credo che questa porta io la possa sbloccare. You think time will pass me by? No, non posso. No, 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 no. No, 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 no. Du-d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 u.
Allora, niente, si fa la strada di prima. How did you know? I love this song. di dove? Forse sopra qua. Una volta ogni tanto potevamo guardarcela quella cosa in stream. Ora no. Pam 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 pam. Allora, andiamo a riprendere la pizzino. Momenti che non torneranno, Il mondo è cambiato. Allora, il save me lo porto, vaffanculo, malcato lo butto. Riprendiamoci l'accendino. Ci può servire qualcosa? Ci prendiamo la cura? Per adesso no. Intanto là mi pare che nella palude una cura la trovavamo, sì. Dobbiamo guardarci anche Chicken Attack. Vabbè, dubito che possa arrivare un copyright strike per Chicken Attack, però per sicurezza sì, anche Takeo, rip. Ricordi da anziani. L'unica cosa che rimane, regà, è I Feel the Love. Quello sicuramente non è copyrightato. I feel the love awakening. Awakening, I feel the love. I feel the love. Awakening. Awakening, I feel the love. I feel the love. Awakening. Awakening. But I feel the love awakening. Awakening. Ogni tanto me lo guardo io. Mi dà la carica, cazzo. Quando mi sveglio, minchia, che faccio due cose, poi arriva l'ora di pranzo, poi devo fare lo stream del pomeriggio e non c'ho voglia di fare lo stream del pomeriggio, mi sento I Feel the Love e vado a dormire. Mi ridite le cose, regà? Allora, Ignazio, Vesta, Fia, Etne, Necia, Ardere. Scrivete, please. Ignazia, Vesta. Ok. Vesta, Fia, Etne. Ok, quindi Vesta, Fia, Etne. Etne. Awakening, awakening, I feel the love awakening. No. Adesso mi arriva il copyright strike di Love Force Revolution. Oh shit. E devo purificare la mia anima camminando sui carboni ardenti. You must be purified. Ok. Ah, qui direi pistola. Siamo pieni di colpi di pistola, eh. C'ho 70 colpi di pistola quasi.
Vabbè, qui c'erano tutti i zombini stupidi. Oh! Ogni volta che... Ah, fammi vedere una... 3, 4, 5, 6... Secondo me non esiste l'headshot, raga. Cioè, tanto male che gli sparo al busto con sta cazzo di mira di merda col pad. No, non è vero. Esprit con i 30! Ne mancano solo 3! Love you, Esprit, welcome back! Esprit, ho monetizzato YouTube, il mio ultimo video ha fatto 2 centesimi, hai dei consigli per fare meno soldi? Perché se li faccio tutti così rischio che mi faccio prendere la mano, poi gioco d'azzardo, quelle robe lì. È stato veramente da soddisfare. Ho già detto, c'è che controllo. Serve un consulente finanziario. No, adesso sto iniziando. Lo userò per iniziare a insegnare finanza a Marta con il mini pallottoliere, dovrebbe bastare. Se no glielo faccio fare anche con i fagiolini. Allora, dov'è che eravamo arrivati prima che servisse anello? Che poi ripeto, secondo me non serve l'anello. Vedi però, la pistola è una merda. Baby, colpire la balestra. Ciao, randolone. Con 5 video ti compri una Goleador. Sarà contenta Marta. Cioè, vedete, a me sembra grande, vedete? Sembra quel fiore lì. Io ci provo ad infilare l'anello. E funziona! Sì! Si è chiusa, si aprirà mai più. No. Ah no, ok, l'ultimo portale. Good. Let's jump into the portal, bitches. Allora. Ah, qua giustamente mi mette il coso perché io potrei essermi dimenticato l'acqua. Dagli torto al gioco. E ti fa trovare delle free soul. Che ti serve una bottiglietta verde qua. Ma io me ne sbatto il cazzo, tanto li schippo tutti. Via. Dai, dimmi che non devo uccidere nessuno e posso andare a fare il mio enigma bello tranquillo. Via! Ok, leva. Ormai i portali li faccio in speedrun, raga. L'ultimo triangolo! No, non l'avevo considerato. No, c'è ancora bisogno che vi spieghi come si faccia? No, vero?
Ormai avete capito. Doop, 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 doop. Ok, allora abbiamo fatto anche questo. Si è aperta una strada nuova, no, direi. Non è che devo fare qualcosa, mo che li ho accesi tutti. Ecco, allora, queste sono tutte le uscite. Ciao, Marone. Vabbè, io riesco da dove siamo entrati. Ah, stai calmino, Randall, hai capito? C'era anche la sera in chat che rideva e scherzava. Poi appena ti ha letto è sparita, eh? 2020 è davvero la fine. Il libro, cazzo, bravi. Vedi che mi ha distratto Randall con le sue... con le sue storielle. Ok. The Nameless One. No, il libro non devo fare un cazzo. E allora, teoricamente in genere bisogna uscire. Però non lo so, mi sembra strano. Cioè, in genere quando finisci un enigma così grosso succede qualcosa nel posto dove fai l'enigma. Come bruciano? Non c'ho l'accendino, raga, no. Il cazzo, brucialo. Vabbè, io esco. Ma come non manca quello azzurro? L'ho appena fatto quello azzurro. Oh. Chi glielo dice dello scam? Che scam? Oh. Ah, c'è un altro portale, ok. Vorremmo trovare un altro portale. Easy. E se vado su di qui? C'è un altro portale blu. What the hell? Un portale rosso rossissimo. Nel quale non posso entrare. Nope. Ma siete sicuri che manca il verde? Ah, provo a ritornare nella stanza dei triangoli e vedere se mi fa interagire con un altro. Ma a me è parso di aver visto tutti e quattro i... i cosi. Ah, forse è vero, per riportarlo ho solo bisogno dell'acqua, hai ragione tu. Però vedi, ce l'ho nel cassettino. Non me la dà da recuperare, che puttanata. Ah, io esco, raga. Allora. Tanto c'è sta parte qui da fiare. Questo qui era... ok, questo qua è il gate che ho aperto prima. Che è triplo zombo di lì.
Triplo zombo perché? Per un coso di loot. Not worth. Cosa cazzo sei tu? Cosa cazzo sei tu? Cosa cazzo eri tu? Ok, no, te parmi. Ah, se io prendo gli strisce così, secondo me con un colpo li apro tutti e due. Mamma mia. E l'ointment. Ma io posso combinarlo così, no, vero? Non riesco a smettere di stupirmi di me stesso, raga. Ma che cazzo sono sti mob? Boh. Murda. Proviamo di pistola. Ovviamente, visto che con una pompata li ho uccisi, dovrebbero essere delle pippe. Allora, questi li possiamo mixare con queste. Torniamo indietro, ci prendiamo l'ointment e abbiamo un Omega Giga Cura. Troppe bende boss fight. Mi dovrebbe far trovare anche i colpi, perché sono veramente a secco. Cioè, non ho più niente. Ho 9 colpi di pistola e 60 di balestra. Con 60 di balestra ci ammazzo un mob. Un altro di quei mobini lì. Andiamo alla casettina, go. Permesso? Figurati. Ultimi 2 colpi di pistola. Finiti i colpi di pistola. Ma com'è Wonder if... Ah, quella là dietro, ok. Ma la figlia, ma chi se ne fotte la figlia? Si salvi chi può. Colpi la palestra. Gatekeeper Notes. Mi hanno beccato che stalkeravo il gatekeeper un'altra volta. Stava portando uno dei ragazzi al cinema. Ok. Ah, e stava trasportando me. Ok, è stato messo in castigo. About the swamp, ok. Allora, what? Quale dio vive sotto qua? Ho imparato la lezione, mastro, ho imparato veramente. Mi sto paura che lo vogliono sacrificare. Fai bene, cazzo, di aver paura, stronzo. Allora, ah, lì abbiamo una porta chiusa. Lì abbiamo un portale. Ok.
Ah cazzo, ma è vivo? E porca troia, Johnny, sembravi morto. Oh merda. Ho missato. Dai Johnny, muori. Che tengo poco colpi. Fa futu tu, esatto, questa. Sì, l'effetto di quando colpisci i nemici è fatto un po' me. È l'unica pecca grossa a livello grafico. Anche per il resto è fatto benino il gioco. Una pumping machine, colpi del pompa! Ovviamente 7. Giusto perché almeno 2 mi rimangono a rompere i coglioni all'inventario. Fog machine note. Ah, se qualcuno mi cerca, me ne sono andato un'altra volta. Il generatore continua a rompersi. Ok, per l'evento di stanotte. Notte, Ramingo! Riesco a malapena a vedere cosa sto facendo vista la nebbia. Ah, se non torno prima che suonano le campane alla cerimonia, venitemi a cercare. Potrebbe essere successo qualcosa. Una chiave. Un disco. No, salviamo. Hai giocato a Stone Shard? L'avevamo provato, mi pare. Cabin key. Ah, ok. Cabin key è la chiave del coso dietro. Let's go to the cabin. In the name of Bob. Addirittura? No, Johnny, hai rotto il cazzo. Brava. Niente colpi? Lanterna vista da qualche parte. Speriamo che tenga. C'è un cazzo in sta casa. Hey, little girl, are you all right? What? Wait a minute. That scar. Oh my god. It can't be. Emily, is that you? Mom? No. You need to leave now. It's a trap. No! I'm not leaving you again, baby. Hai I'm gonna la get figlia. You out of there, I promise. Chiaramente è un giorenne, eh? Non so. Ma che cazzo stai dicendo? Non è mamma. No, regà. Non ci credo. Questo qua è il più grande bait dei biribiri bait. No, regà, non mi è mai successa una roba del genere a me. Non mi è mai successo in tutta la mia fottuta vita una roba del genere. 4 merdosi anni che faccio sto lavoro e per carità ne ho giocati di Early Access che finivano male, che 80% minchia è tanto, cioè dovrebbero lasciarlo così leggendario. Come non faranno mai il seguito? Sì, ci stanno lavorando.
Da agosto, mi pare. Agosto è uscito il gioco. Ah, esatto, la versione è la 0.8. È vero, l'80% del gioco. Mancano due patch e esce. Beh, regà, allora. Adesso. Poi vabbè, le considerazioni le finali le faremo quando uscirà veramente il finale. Oh, per me, per essere un indie di una casa che non credo abbia mai fatto nessun altro gioco famoso che... Oh, per me, giocone. Cioè, per me comunque giocone. La storia è carina, bisogna vedere come finisce. Cos'è Extra Mods? Cioè, 80% ma hai avuto tempo di fare l'Extra Mods. Ah, è un minigioco. Sì, hanno fatto tipo i minigiochi di Resident Evil 7, credo. Li vedremo poi. A me, per quello che si può, è piaciuto davvero. No, ma ripeto, è degno di un vecchio Resident Evil, di un vecchio Silent Hill. Non ha tantissimo da invidiare. Chiaro, è un gioco che ti... Cioè, ti deve piacere il vecchio stampo, perché è totalmente ispirato a roba vecchia. Come gameplay, come tutto. Noi l'abbiamo giocato con la telecamera over the shoulder, eh. Perché... Facciamo un attimo un test, giusto per vedere una roba prima di andare a nanna. Ah, hanno sbloccato hard, minchia. Fai vedere fixed camera com'è. Perché noi l'abbiamo giocato con la telecamera recente. Magari in realtà è solo più difficile così, eh. Vedi, a me così forse piace di più, regà, eh. A me forse così piace di più. A voi non piace la telecamera così? Io li adoro i giochi... esatto, ha il suo fascino questa telecamera, regà. No, non è tanto questione di cinematografico, è come erano questi giochi. Il fatto che la telecamera comunque fosse una difficoltà aggiuntiva del gioco, perché a volte corri, stai tenendo premuto in una direzione, cambia la telecamera... E tu torni indietro. Mirare, secondo me, è come i vecchi Resident. Per quello che non esisteva di... Secondo me Headshot non esisteva, regà. Cioè, avevi questa percentuale di one shottare. Cazzo, non posso skippare? No. Vabbè, tanto durava poco. Vediamo un attimo. Voglio giusto vedere la prima parte nella casa com'è a telecamera fissa, visto che a casa, diciamo che ormai me la ricordo a memoria. Secondo me meno Karnak, sai? Poi tra l'altro credo che ti puoi giocare anche il gioco senza cambiarti, perché tu ti cambi... cliccando il l'armadio. Ma tra l'altro, scusami, il gioco è l'80%, ma il tipo che abbiamo incontrato, prendi la benda, cazzo, prendi. Sì, effettivamente è bello di legno, eh.
I need to check around some more. What? Ah no, se non si cambia non esce. Sì, così, ma i comandi... te. Ma eravamo vestiti così noi? Ma non eravamo vestiti così, raga? O sì? Non avevo mica quella magliettina lì prima. Sì, solo che con l'altra telecamera mi sembrava diverso. Ah esatto, avevamo la giacca e lo zainetto. Ma che roba, cazzo. Però così con l'inventario non posso più fare il... Eh no, forse così non le ballano più le biribiribù. Dove cazzo ho lasciato l'oggetto? Voglio solo... Ma non corre, regà. Ah, questa telecamera qui vuol dire... No, è impossibile che non corra, dai. Cambiano anche i comandi. No, non credo. Ciao Luca. Ah no, cazzo, al momento non corre. Eh sì, vedi, la telecamera sono fisse alla Resident Evil vecchi. In realtà meglio, perché se vedete un pelo ti segue, vedete? Telecamera a volte... però vedi, succedono queste cose, questa telecamera che con i mob sono pesanti. Hai visto? Sì, Jock, ti viene dietro a volte la telecamera. Beh, ripeto, non è brutto nemmeno questa telecamera, eh. Non... chiaro, sicuramente è più meglio con l'altra. Ma non posso neanche... No, forse posso correre ma dopo, perché al momento non posso neanche impugnare. Ah no, vedi, sono diversi comandi. Ah, minchia, vedi, questa è proprio la vecchia Resident. Posso fare le ombre sul muro? Oh cazzo. Ransom coltello go. Niente, che stanza brutta per fare i giochini con le ombre. Oh, ok. Va bene, dai. Era giusto per vedere sta roba. Ripeto, per me valido, un po' stuccoso in certi punti, ma è comunque il genere, fa parte del gameplay, il perderti, dover girare, cerca, fai dove cazzo devo andare, questo oggetto, minchia mi ha chiuso il mu... Cioè ti chiudono una... in gioco così, ti chiudono una porta, sono 2 ore di gameplay in più, perché tu solo per rientrare da dove cazzo sei uscito devi girarti in mezza mappa, scoprire, doggia, fai... non difficilissimo, non facile, perché comunque alcuni pezzi sono stati bastardi. Sicuramente i boss un po' me. La cosa dei portali non l'ho apprezzata, sì. Nel senso, la cosa dei... Cioè, secondo me potevano fare una zona nella casa dove tu andavi, facevi sta roba dei triangoli ogni tot. Però messa cosa qui di andare nei portali... Però vabbè, potrebbe essere tutto spiegato nella lore finale, regà. Potrebbe essere tutto spiegato nella lore finale, vedremo. With that being said, signorine,